Bene, allora siamo giunti alla terza giornata di questo ricchissimo percorso che abbiamo provato a costruire. Inseriamo un ultimo tassello, che è un tassello più legato direi alla storia istituzionale, alla storia delle relazioni internazionali che gli Este hanno costruito tra 400 e 500. E iniziamo con una persona che non ha certo bisogno di alcuna presentazione, professoressa ordinaria di storia medievale all'Università di Torino, grande esperta di storia di genere e delle istituzioni tardo-medievali, e oggi mi sento di dire un punto di riferimento internazionale per tutti gli studi sull'evoluzione politica degli stati italiani del Rinascimento, con particolare attenzione ai ducati padani di Mantova e di Ferrara, e soprattutto per la storia della diplomazia. Il repertorio delle sue pubblicazioni è ricchissimo. Io mi permetto di ricordare una monografia alla quale sono personalmente molto affezionato, che è una monografia uscita nel 2015 dalla Oxford University Press, Communication and Conflict, Italian Diplomacy in the Early Renaissance, quindi 1350-1520, perché secondo me questa monografia ha fornito un contributo decisivo al superamento di un paradigma storiografico classico sulla residenzialità degli agenti come primo laboratorio della statualità moderna. E in realtà ci ha fatto vedere come c'è una zona che va, un compasso cronologico che va dalla metà del XIV secolo a più o meno gli anni 30 del Cinquecento, fino all'incoronazione bolognese di Carlo V, che è un'età di diplomazia dinamica, elastica, molto fluida. E quindi noi siamo davvero onorati che abbia accettato il nostro invito e siamo curiosi di sentire qual è il suo sguardo d'insieme che vorrà dare sulla diplomazia estense. Grazie davvero di essere qua. Grazie, grazie della presentazione troppo generosa, grazie agli amici ferraresi per l'invito, Matteo, Beatrice, che conosco ormai da tempo lunghissimo. E grazie davvero perché questo invito mi ha permesso di ragionare in maniera più lucida intorno a una cosa su cui stavo arrotolandomi da qualche tempo, vale a dire questa neutralità che alcuni degli stati italiani del 400 e poi anche qualche spizzico primo cinquecentesco si trovano a dover adottare per motivi diversi, e quali sono le sue forme, no? Per cui cercherò, gli Este in questo senso sono un paradigma perfetto e quindi in questo caso cascavano proprio fagiolo per mettere meglio a fuoco la questione. Allora, ecco, se vado oltre un certo limite invece mi fermate, perché... Allora, dunque, nel 1475, nel pieno dei pericolosi giochi di guerre e ritorsioni fra Luigi XI di Francia e Carlo il Temerario di Borgogna, Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, scriveva al suo ambasciatore in Borgogna, il Panigarola, di dire al duca, di esortarlo, di comportarsi come un principe italiano. Gli italiani, diceva lo Sforza, quando hanno una controversia con tre, si sforzano di fare con l'uno pace, con l'altro tregua e con l'altro guerra, a ciò che più facilmente possano attendere alle altre cose e adempire li suoi designi. Un tale modo di gestire il conflitto, usando diverse strategie per perseguire con successo un'altra cosa ancora, cioè i propri disegni, era possibile grazie alla lenta costruzione e all'attento mantenimento di una densa rete di comunicazione politica in cui tutte queste opzioni erano simultaneamente alla portata della maggior parte dei protagonisti della scena politica italiana. Tra la metà del 300 e il primo 500, tra l'altro, questi protagonisti erano molti, no? L'Italia era, lo sappiamo, un complesso mosaico di poteri più o meno formalizzati e più o meno solidi, in costante competizione reciproca. Il concreto esercizio di questa autorità era ovviamente meno frammentato che nell'Italia duecentesca, ma comunque disperso in molti rivoli, istituzionalmente e costituzionalmente diversi fra loro. Fare parte dei circuiti comunicativi che tenevano aperto il dialogo negoziale divenne quindi cruciale per la sopravvivenza politica di attori grandi e piccoli, formalmente riconosciuti o concretamente in grado di esercitare una qualche iniziativa, diplomatica o militare.
La pratica diplomatica quindi si adattò progressivamente a questa situazione in modo da garantire che il dialogo fluisse ininterrotto e che tali reti rimanessero aperte ed efficaci nonostante l'evidente difficoltà di combinare ambizioni diverse e volontà contrastanti in un contesto di assoluta incertezza politica. Gli strumenti a disposizione di tutti gli autori di cui abbiamo rapidamente accennato erano numerosi e diversi. Il primo naturalmente la negoziazione, su cui abbiamo sprecato ormai fiumi d'inchiostro, che stava diventando rapidamente più articolata, fitta e continua. Un'altra cosa che era in realtà usatissima, utilissima e frenetica a volte, erano quelli che ho chiamato in generale, cercando di tradurre l'inglese, peacemaking, i processi di pacificazione, no? Il tentativo di fare leghe, alleanze, tregue, quello che diceva appunto il buon Galeazzo Maria quando parlava di tregue. Processi di pacificazione grazie ai quali appunto si giungeva alla stipulazione di una qualche forma d'accordo, dalle paci regionali o sovraregionali alle grandi leghe, le piccole intelligenze tra due o tre, che erano appunto canalizzati queste forme, questi processi, in forme giuridiche diverse, su cui non abbiamo in realtà davvero riflettuto, no? Parliamo della Lega Italica, parliamo della pace di Lodi, parliamo di tante leghe tardo-trecentesche e quattrocentesche, senza aver guardato bene che razza di roba sia, cioè solo abbiamo analizzato il contenuto, non la forma giuridica di questi testi. E a guardarle con un attimo d'attenzione, era lì che attraverso questo processo che sono arrivata agli Este, mi sono resa conto che ci sono due forme sostanzialmente diverse. La prima è quella di una concordia tra le parti con l'emanazione di un documento che le note tergali coeve definiscono spesso forma pacis. La seconda invece attraverso l'arbitrato di uno o più personaggi di alto profilo estranei al conflitto, per lo più estranei al conflitto guerreggiato in quel momento, che si assumevano la responsabilità di condurre un'inchiesta vera e propria, una inquisizio, sulle aspettative, i danni, le richieste delle parti di rispettiva composizione e che si assumevano la responsabilità di controllare, emanavano alla fine di questo processo una sentenza e che si prendevano la responsabilità di controllare che venisse eseguita una sentenza pacis o una sentenza arbitralis, un laudum et arbitramentum. I termini sono diversi. Si tratta cioè di forme giuridiche diverse che pescavano nel vasto repertorio dei tradizionali accordi di natura privatistica a contenuto comunque pubblico, perché ho chiesto a un certo punto a una serie di colleghi che studiano il diritto, diciamo, diritto internazionale è un termine che non uso volentieri per quest'età, ma diciamo i rapporti tra poteri diversi, e viene fuori che i trattati effettivamente non si occupano delle forme giuridiche di questi accordi. Quindi non ne possiamo ancora parlare. C'è una lunga tradizione di accordi di natura effettivamente privatistica che poi sconfina nel pubblico. Il lodo delle torri dell'arcivescovo d'Aiberto a Pisa, no? È un lodo interno, 1088. La cosiddetta pace di Lucca del 1124 tra il vescovo di Luni e i Malaspina, in cui Lucca, la città, agisce da arbitro. C'è una lunga tradizione alto medievale di queste cose. Allora, in questo contesto di molteplicità politiche, di pluralismo giuridico, in una fase di lunghissima instabilità politico-militare e di relativa fragilità reale e giuridica dei diversi poteri coinvolti, la frase di Galeazzo Maria Sforza non solo evidenzia proprio la molteplicità delle strategie a disposizione di chiunque fosse in grado di esercitare una qualche forma di iniziativa diplomatica e militare, ma segna anche con impareggiabile concisione i confini di quello che potremmo chiamare neutralità nella pratica politica e diplomatica italiana. Sul concetto di neutralità, nelle sue diverse accezioni, ci soffermiamo oggi in particolare perché è un concetto utile nel contesto ferrarese. Giovanni Pontano, nel suo De bello neapolitano, scritto, i napoletani ancora discutono su quando è stato scritto, ma probabilmente alla fine del 400, quindi dopo l'arrivo di Carlo VIII, descriveva infatti, ed è un'opera che racconta la guerra di successione di Ferrante, che Ferrante si trova a combattere al momento in cui muore il padre Alfonso, descriveva infatti Borso d'Este, duca di Modena, Reggio e Ferrara, come miti viri ingenio consiglioque maxime tranquillo. Qui quei italicarum turbationum
sese medium gerere consuesset. Medium gerere consuesset. In quella stessa pagina del marchese di Mantova Ludovico Gonzaga, che pure non era un grande guerriero, intendiamoci, ricordava però la capacità tanto in guerra quanto in pace, in maniera molto più neutra. Clarus et ipse vir bellique non minusquam pacis artibus clarus. Tanto in pace quanto in guerra, frase generica. Alla ricerca dunque di un'immagine estensa nel circuito politico-diplomatico italiano quattrocentesco, vedremo che poi la cosa prende vie diverse nella sessione di oggi, nel Cinquecento, vie specifiche diciamo, appunto alla ricerca di una sorta di specificità eventuale dei marchesi, poi duchi della Casa d'Este nel contesto delle potenze maggiori e minori d'Italia, mi par di poter dire che se Gonzaga, Malatesta, da Montefeltro esitano a lungo tra l'esercizio delle armi, l'esercizio concreto, cioè Federico da Montefeltro muore in guerra, in una guerra di Ferrara tra l'altro, e una linea di condotta prevalentemente diplomatica, gli Este da un certo momento in poi cominciano a puntare soprattutto a un ruolo di mediazione tra le parti, che assunse nel corso del Quattrocento forme diverse, dall'arbitrato, appunto, alla più nuda e definita dichiarazione di non belligeranza. Quindi l'opzione del dialogo e di un'interazione non attiva è in realtà un elemento cruciale di un sistema che si gioca moltissimo sulla comunicazione politico-diplomatica, intendiamoci, in parallelo con la guerra guerreggiata, perché questi combattono continuamente, fino almeno alla Lega Italica, ma poi anche dopo tranquillamente, ma si preoccupano di tenere aperto un canale di comunicazione. Quindi nel suo significato più semplice e diretto indicava la necessità essenziale, come scrivono Guido Antonio Vespucci e Piero Capponi a Piero de' Medici nell'aprile del 1494, di prima intendere la ragione delle parti innanzi si venga alle armi. Chiaramente non ci sono riusciti nello specifico. In questo senso quindi è una strategia a disposizione di e usata e considerata utile da tutti i poteri italiani, tanto i più forti quanto i più deboli. Il sistema diplomatico stesso, con tutti i suoi diversi scenari, con le sue interazioni negoziali sempre più interminabili e con il diffuso prolungamento delle missioni diplomatiche, favoriva la neutralità come forma di negoziazione non aggressiva e come creazione e mantenimento di uno spazio politico adeguato al dialogo. In questo panorama, se l'opzione di non prendere apertamente partito per l'uno o per l'altro dei contendenti, in particolare in modo aggressivo, era utile a tutti, il non farlo sistematicamente divenne in particolare caratteristico dei poteri mediani o minori, giungendo a definirne in modo sostanziale l'identità politica. Cioè, non troviamo un duca di Milano che fa l'arbitro di una qualunque di queste pacificazioni. Molti erano le ragioni o i pretesti per evitare un aperto coinvolgimento in dispendiosi e rischiosi conflitti guerreggiati. Una posizione geopolitica difficile, incastrata tra i vicini più potenti o più ambiziosi, è il caso della Mantova gonzaghesca, no? E il suo essere, come scrisse Andrea da Schivenoglia, un bastion de mezzo tra Milano e Venezia. Una fragilità istituzionale più o meno prolungata, gli esempi qui vanno dalle ricorrenti crisi genovesi all'episodio della Repubblica Ambrosiana a Milano tra il 1447 e il 1450. Un'occasionale debolezza come la rottura di una continuità dinastica, una specifica ragione strategica. Una soluzione, appunto, almeno per tutta la prima metà del Quattrocento, era rappresentata dall'opportunità di agire come arbitri. La funzione arbitrale venne infatti progressivamente passando dai cardinali legati o comunque da ecclesiastici di alto profilo, la pace di Genova del 1392, l'arbitro è il gran maestro degli ospedalieri insieme al doge Adorno di Genova, a principi laici. Tra essi spiccò fra gli anni 20 e gli anni 30 del 400 appunto Niccolò d'Este, che ne fece una vera e propria specializzazione personale. Qui c'è una questione interessante che non ho ancora ben capito, ve la dico rapidamente, cioè questa tendenza a fare ricorso degli arbitri viene meno in maniera spettacolare dopo la stipulazione della Lega Italica. L'ultimo arbitrato è proprio di un altro estense, De Borso d'Este, lo vedremo, nel 53, 1453. Dopo la stipulazione della Lega Italica non troviamo praticamente più degli arbitri, e troviamo invece appunto questi meccanismi collettivi di stipulazioni di pace o leghe di portata generale
attraverso l'opera degli ambasciatori che negoziano i vari punti e poi la stipulazione con procuratori dotati di mandato che firmano al posto dei loro governi, dei loro principi, no? Questo funziona anche nel caso di patti minori tra due o tre delle potenze, delle partes principales, no? Per cui Milano-Venezia piuttosto che... No, Milano-Venezia mai, ma Firenze, Milano e Napoli, per esempio, no? In una delle tante coabitazioni possibili. Nel momento in cui il sistema peninsulare italiano entra poi lentamente in un'ulteriore fase di tensione a partire dalla fine degli anni 70 del 400, una tensione che cresce progressivamente, 78, 82, 84, 86, 94, eccetera, no? Con le varie guerre sovraregionali, ai poteri meno forti non rimane che la scelta di non prendere parte attiva in conflitto, non fanno più gli arbitri e quindi a quel punto devono trovare il modo di chiamarsi fuori con però reputazione, salvando la reputazione, anzi magari aumentandola, no? La scusa, non è più soltanto la manifestazione concreta del desiderio o della necessità della pace. Di nuovo un mantovano, siamo negli anni 70 del 300, un ambasciatore mantovano allegato a Bologna dice a nome di Ludovico Gonzaga, Ludovico Capitano, non Ludovico Marchese: l'udito nostro non entrare in la Liga non è per alcuna casone de dano de santa ecclesia, ma solamente per vivere in pace. I Gonzaga erano in mezzo a una serie di ondate viscontee espansionistiche, per cui non ne potevano più. Si comincia a costruire proprio un profilo sempre più legato all'impossibilità concreta di dare un contributo attivo. Quindi cresce da parte dei potentati mediani, perché non si può parlare di Ferrara e nemmeno di Mantova forse come di poteri minori in questo scenario, sono però chiaramente non grandi portaerei, ecco, e mettono insieme un complesso sistema di giustificazioni e ragioni che incrociava con voluta ambiguità il desiderio della pace, il desiderio della mediazione, la vocazione alla mediazione e la vera e propria neutralità. Ovviamente è difficile parlare di neutralità in senso contemporaneo in un sistema in cui non abbiamo ancora comunque uno ius gentium riconosciuto, no? Un diritto internazionale, non siamo nel 600, non siamo nel 700, non siamo in età contemporanea, però è vero che emerge un tipo di neutralità che è uno strumento, una pratica deliberata, talora una necessità, no? Una via di fuga fondamentale. Diventa anche un elemento importante nella costruzione dell'identità politica di alcuni di questi poteri. Fra i motivi più efficaci per giustificarla, la neutralità, lo vedremo nel caso Estense, vi erano i vincoli imposti dai circuiti dinastici. L'abbiamo visto in parte ieri parlando del 300 Estense, no? Queste dinastie sono strette fra di loro da un'infinita sequenza di vincoli dinastici nel 300 e di nuovo nella seconda metà del 400, un fitto sistema di alleanze matrimoniali che coinvolgevano Sforza, Este, Gonzaga e Aragona, quindi insomma buona parte degli attori politici importanti nel Mezzogiorno e nell'Italia settentrionale, con un picco alla fine del secolo. Questo sistema viene inizialmente costruito per assicurare la pace, no? Come scrive Machiavelli nelle Storie fiorentine, nel 1455 alla stipulazione della Lega Italica efferono insieme il Duca di Milano e il Re di Napoli, doppio parentado e doppie nozze, dando e togliendo la figliola l'uno dell'altro per i loro figlioli. E poi ovviamente per rafforzare questo sistema di regimi e di poteri egemoni che legava fra loro appunto i principi più diversi, come sempre dice Machiavelli, però a questo punto un po' per la situazione peninsulare intorno agli anni 70 del 400 vivevasi pertanto in Italia assai quietamente, quindi senza troppi problemi, e la maggior cura di quelli principi era di osservare l'uno l'altro, tenere un tizio lì che guarda e riporta, e con parentadi, nuove amicizie e leghe, l'uno dell'altro assicurarsi. Chiarissimo, no? In realtà questo sistema incrociato di rapporti dinastici finisce per fare il contrario, cioè per alimentare conflitti e rivalità tra i poteri maggiori, ovviamente Napoli e Milano, e quindi Sforza e Aragona, e quindi spingendo i minori, Gonzaga ed Este, che sono catturati dentro questa rete per la loro reputazione, ma che poi si trovano
in difficoltà verso la trincea della neutralità. Un secondo motivo che viene addotto per la scelta di neutralità, e questo è proprio Estense, era l'appartenenza di lungo periodo a un'identità fazionaria, come l'aderenza al fronte transterritoriale guelfo-angioino, e poi ne sentiremo questa mattina appunto questo rapporto privilegiato con la Francia, no? Guelfo-angioino anche quando un duca sposa una principessa aragonese, che ha del paradossale, no? E l'essere sempre stato tutto franzoso, vale a dire fare sfoggio di un'identità fazionaria prima che politica, poteva giustificare un lignaggio o un principe nel non prendere parte in modo attivo a un conflitto più o meno locale. Allora, passiamo finalmente agli Este dopo questo lunghissimo capitolo introduttivo, che mi perdonerete, ma mi era servito per farmi anche le idee un pochino più chiare io. Allora, i domini estensi sono estremamente rappresentativi di queste diverse forme di neutralità, per una serie di ragioni strutturali, no? Le riepilogo qui anche se le sappiamo benissimo, giusto per mettere un paio di punti sul tavolo. Gli Este sono un lignaggio signorile di antica ascendenza obertenga. Governavano dalla fine del 200 un territorio che in nessun modo poteva considerarsi un piccolo stato, ma che era connotato da elementi compositi molto più della media, no? Perché comprende città, comprende zone appenniniche, montuose, zone rurali, il delta del Po, voglio dire, c'è un po' di tutto, quindi sia in senso insediativo sia in senso politico. Possono vantare di essere in realtà, a parte i Savoia, che sono italiani per modo di dire, la dinastia più antica e illustre tra i principi nuovi dell'Italia settentrionale, e enfatizzano questo status con una politica, un programma di magnificenza monumentale e artistica di cui abbiamo avuto qualche testimonianza ai giorni scorsi, no? Troppo importante per fermarcisi ora. Per quanto non fossero forti abbastanza da fare consistentemente parte del cerchio delle potenze maggiori, delle partes principales di queste paci quattrocentesche, non era in realtà la debolezza politica a spingerli a scegliere la neutralità, anche se ovviamente questa cosa diventa più pesante alla fine del 400, quando entrano in gioco calibri ancora maggiori di Venezia o di Milano, no? come i re europei o l'imperatore. Quindi i domini estensi erano disseminati tra l'Adriatico e gli Appennini tosco-emiliani, e difenderli non era in alcun modo facilitato dal fatto che erano circondati da antagonisti più forti, da Venezia a Milano, da Firenze al Papato. In più, ed è una cosa che non va dimenticata, ogni tanto lo prendiamo per assodato, questi sono soggetti a due signori eminenti, l'impero per Modena e Reggio e il papato per Ferrara, quindi si devono barcamenare, e questa cosa diventerà molto più pesante nel 500, quando effettivamente questa realtà antagonista si giocherà proprio sui campi dell'Italia, no? Infatti il risultato è che perdono Ferrara. Quindi una posizione geopolitica precaria, un dominio di medie dimensioni, una complicata stratificazione di titoli e prerogative, a cui si aggiunge un sistema di successione ancora ambiguo, cioè questa abitudine quattrocentesca di legittimare gli illegittimi e di costruire una successione quantomeno problematica li espone a qualche rischio, congiure di ogni genere. Ecco. Allora, partiamo dal primo 400, partiamo da Niccolò III. Niccolò III fu maestro nell'arte di trasformare la prudenza in mediazione. Consapevole del rischio che Ferrara correva nei feroci conflitti tra Milano e Venezia, si costruì lentamente ma deliberatamente il ruolo di principale mediatore fra i vari poteri coinvolti nella grande guerra per il controllo dell'Italia settentrionale, coinvolgendo au passage anche Gianfrancesco Gonzaga. I due diventano poi consuoceri nel 1435. Le corrispondenze mantovane e fiorentine sono molto eloquenti sugli sforzi dell'Estense nell'offrire se stesso e la sua città come mediatori e sedi di negoziato tra Filippo Maria Visconti, Venezia, Amedeo VIII di Savoia, Firenze e il Papa di turno. Lo fece a più riprese, come vedremo tra un attimo, giungendo anche nel 1435 a offrire Ferrara come sede del Concilio, anche se poi appunto il Concilio gli viene scippato e se ne va a Firenze. Ludovico Gonzaga avrebbe usato la stessa strategia un paio di decenni dopo, però nell'ospitare la dieta di Pio II a Mantova. Basterà qualche esempio.
Il 19 aprile 1428 venne firmato un trattato di pace, che durò 3 mesi, tra Milano, Venezia e Firenze, grazie all'arbitrato di Niccolò Albergati, cardinale di Santa Croce e legato pontificio. Quindi l'arbitro è ancora un prelato di alto profilo. Però la stipulazione e la firma del trattato ebbero luogo a Ferrara grazie all'ospitalità e alla supervisione di Niccolò III, che pure non ebbe in questo caso alcun ruolo ufficiale, ma che si era adoperato a lungo per creare le condizioni per arrivare a questo accordo. Niccolò offrì la sua città come luogo neutrale in cui gli ambasciatori delle parti potessero incontrare il legato e discutere e sistemare le loro questioni. Qui, dopo longos variosque tractatus, le parti fecerunt, contraxerunt, celebraverunt, firmaverunt, bonam, veram, puram, sinceram et inviolabilem pace, scusate, ma gli occhiali ormai non bastano più, secondo i capitula definiti dal cardinale. La questione scottante sul tavolo era Bergamo e Brescia, che Venezia aveva strappato a Milano. Una bella lettera di Niccolò III a Gianfrancesco Gonzaga, di poco precedente alla stipulazione della pace, quindi del novembre del 27, durante i lunghi preliminari che portano alla pace, è chiara sulla natura di queste pratiche e di questi ruoli. Niccolò scriveva a Gianfrancesco: «Da poi che noi vi scrivessimo quanto era seguito in questa pratica de pace secondo quello che allora noi sentivemo, noi abbiamo avuto la copia di capitula delle parti, cioè abbiamo avuto la copia delle richieste delle parti l'una con l'altra, per le quali largamente si comprenderà la cosa come è passata, delle quali vi mandiamo la copia, e infatti che c'è ancora in archivio Gonzaga. È vero che lo cardinale, come mediatore et non come giudice, reporta l'intenzione dell'una parte all'altra, cioè ha un ruolo arbitrale, quindi una forma è nella veste di giudice che deve giudicare dei contrasti e delle differenze tra le due parti, ma preferisce muoversi come mediatore e reporta l'intenzione dall'una parte all'altra. E vedendo in tanti giorni non aver fatto alcun frutto, ha dicto alle parti, cioè ai milanesi e ai veneziani, che da poi che sono tanto discordanti, o che se partano, hanno due alternative visto che non si mettono d'accordo, o che se partano e trompano questa pratica e ciascaduno faci di facti soi, che Dio li protegga, o che vengano a quelle cose che siano dei finali loro intenzione e dagano pace, cioè o parlino concretamente con l'intento di arrivare alla pace, perché lui non vede che con suo onore e prima per l'onore del Papa lui possa più stare in queste lunghecce, cioè dice no, basta, insomma, o fate sul serio o io me ne vado. Su come andassero nel concreto queste contrattazioni vigilate, vale a dire su come la presenza di un terzo facilitasse o perlomeno tentasse di facilitare questa discussione, ci soccorrono anche le commissioni del fiorentino Rinaldo degli Albizzi, che in queste trattative degli anni 20 è direttamente coinvolto in più di un'occasione. Nel 1424 i fiorentini Rinaldo degli Albizzi, Vieri Guadagni e Giuliano d'Avanzati erano stati mandati a Ferrara per incontrarvi gli ambasciatori del Duca di Milano per discutere con loro le clausole di una possibile pace fra i due potentati, che si sarebbe poi eventualmente aperta anche a Venezia. Non c'erano i veneziani, quindi si trattava davvero di discussioni preliminari. Niccolò III agì come mediatore. Come funziona? Come ce la dobbiamo immaginare? I due gruppi di uomini rimangono vari giorni a Ferrara, ospiti del Marchese, non sappiamo bene dove, perché Rinaldo non lo dice, però si riuniscono regolarmente in presenza di Niccolò. E le lettere dei fiorentini rivelano questo complicato balletto. Sembra appunto, prima stanno separatamente, poi si riuniscono di fronte al Marchese nella stessa sala, ma è lui che porta le parole degli uni agli altri, non parlano fra loro direttamente. Trovandoci alla presenza del Marchese e codetti ambasciatori, il Marchese a nostri prieghi e conforti parlò, come la vostra signoria a sua stanza e richiesta, come avete chiesto che faccia, per la intenzione che il Duca di Milano gli aveva data di volersi spogliare di tutta Romagna. E quindi che loro erano arrivati lì perché il Duca aveva espresso l'idea, perché una delle questioni in ballo è la Romagna, su cui Firenze vuole continuare a esercitare una certa forma di controllo, sono terre papali, sono comunque contese, no? E così, tenendo che fosse la intenzione del Duca, confortava Niccolò l'una parte e l'altra a venire alla conclusione della pace. Alla fine, anche qui non si cava un ragno dal buco, gli ambasciatori convengono di parlare per scritture, cioè di
mettere per iscritto, e cito di nuovo, quali fossino quelle cose che ne volevano praticare. Le danno al marchese e la domenica mattina a una certa ora gli ambasciatori del duca e noi fummo al marchese per praticare sopradette scritture, rapportando il marchese a parole tra loro e noi. Una cosa macchinosissima tutto sommato, un po' paradossale, perché non vuole rischiare di metterli a parlare fra di loro perché le cose non vadano fuori controllo. L'Este continuò a svolgere un ruolo cruciale in una successione di accordi che avrebbero portato alla cosiddetta pace di Cremona del 41, che a sua volta è una sentenza arbitrale di Francesco Sforza, però in quel caso. Nicolò, tra l'altro, sarebbe morto il 26 di dicembre di quello stesso anno, il 41, a Milano. Il 26 aprile del 1433 venne stipulata a Ferrara una nuova pace fra Milano, Firenze e Venezia, grazie all'arbitrato di Nicolò III e del marchese di Saluzzo, Ludovico, cognato dell'Estense, perché io anche mi sono detta perché è un Saluzzo, e poi mi sono ricordata di Ricciarda, ovviamente, no? Poi questa pace si estese nello stesso anno a Ferrara, sempre a Ferrara, ad includere anche Papa Eugenio V, grazie a un ulteriore arbitrato di Nicolò e di Francesco Condulmer, cardinale di San Clemente, camerarius papale. Nel 1935 viene firmato un altro trattato di pace tra il Duca di Milano e il Papa Eugenio V, in conformità alla pace del 33, stavolta non a Ferrara ma a Firenze, in Palazzo Santissimi Domini Pape. Sappiamo che Eugenio rimane a Firenze una decina d'anni, grazie all'arbitrato di due cardinali e di nuovo del nostro marchese Nicolò. Infine, nel 1438 a Ferrara vengono firmati alla presenza di Nicolò III i capitula lige tra Filippo Maria Visconti e il marchese di Mantova, che compie questo ribaltone politico di passare dall'essere capitano veneziano al diventare capitano visconteo, che poi segnerà, diciamo, la linea maggiore delle alleanze mantovane a seguire, no? Tale ribaltamento viene favorito da Niccolò d'Este, che aveva agito in maniera abbastanza martellante sul Gonzaga per arrivare a questo risultato. Con Borso, marchese dal 1450, duca di Modena e Reggio dal 52, di Ferrara dal 71, appena prima di morire, lo sforzo di mantenere autonomia e centralità si ripropose ai signori d'Este in maniera maniera diversa che per la lunga età di Niccolò. Allora, Borso agisce come arbitro, dicevo prima, almeno in un'altra occasione, nella pace stipulata nel luglio del 1453 tra Venezia e Alfonso d'Aragona, in qualità di arbitrator inter partes, e manda personalmente una copia di questa pace al Duca di Milano, che ormai è Francesco Sforza, naturalmente. Siamo nel pieno dell'ultima guerra tra Milano e Venezia, nel 1953. Allora, non lo fa più. Abbiamo la pace di Lodi, che si estende a diventare la Lega Italica, e Borso non lo vediamo più come arbitro, ma non vediamo più nessuno come arbitro davvero. Allora, però si nota che una delle strategie più tenacemente perseguite dal Duca fu di assicurare ai domini estensi un'altra forma di tutela, cioè la legittimazione del titolo ducale, gli uni e gli altri, no? Che è la grande missione politica della vita di Borso. Questa urgenza condiziona per tutta la vita l'iniziativa politica di Borso, di cui occorre anche tenere appunto, dobbiamo tenere conto in maniera particolare, e dobbiamo tenere anche in conto la figura di Borso, la sua condizione personale, no? Non rientrava nei piani di successione di Niccolò III, il padre lo aveva avviato a una carriera delle armi che tenta di perseguire ma con scarsi risultati. Si trova a diventare signore di Ferrara per la morte prematura del fratello Leonello. In questa situazione, quindi, l'Estense deve negoziare laboriosamente il ruolo dei propri domini nella fase successiva alla pace di Lodi. Aderisce ai primi di settembre del 54 alla Lega 3, che è nata dalla pace di Lodi tra Milano e Venezia, includendo Firenze, che è stata stipulata il 30 agosto a Venezia, e però non è uno delle partes principali, no, il suo rovello è che continua a essere un comprimario e si deve bilanciare tra gli uni e gli altri, no? Deve passare quindi, diciamo, la conservazione dello Stato deve passare per altre vie.
Nel 1468 il duca di Modena è ancora marchese di Ferrara, sono marchiones gli Este, ma sono marchiones Obertenghi, marchiones di quelli antichi, no? Cioè della marca di Marche di Tapos Carolingia. E giustificava, appunto, il marchese giustificava così con Papa Paolo II la sua ostinazione nel perseguimento del ruolo ducale anche per Ferrara tramite uno dei suoi più fidati ambasciatori, Giacomo Trotti, che è a Roma in questo momento, no? Al Papa che lo rimproverava di essere ambizioso et borioso e che se reputiamo più non fece mai il Signore nostro Padre nel marchese Leonello, Trotti doveva ribattere che Borso non agiva per vanagloria nel volere l'innalzamento del dominio al titolo ducale, ma per il prestigio della casa e il consolidamento della sua autorità dinastica. Avemo cerco di esaltare la casa più per avere più ferme ragione et perpetue sopra De Reggio et Modena sotto il titolo del ducato che per altra vanagloria, come voressimo che la sua santità ne facesse per Ferrara quando che una volta il vorrà. Tale sforzo lo condusse a moltiplicare i suoi agenti diplomatici, che nell'età di Ercole venivano ancora ricordati come quelli del duca Borso, come ormai un vecchio Giacomo Trotti disse di se stesso e dei suoi colleghi a Ercole nel 1482, quando il duca gli rimproverava di essere troppo lungo nello scrivere. 482, guerra di Ferrara, non è il momento per le grandi narrazioni, no? È il momento di agire. In una parola, i suoi ambasciatori erano strumenti perfetti per questo paziente lavoro tessitura. Il lavoro però questo lavoro poteva funzionare solo in un contesto non aggressivo, che nella mente del duca veniva a lui naturale, era tradizionale alla sua casata ed era accettato da tutti nei domini estensi, cioè era il volere di tutti, anche dei ferraresi, dei modenesi, eccetera. E vi leggo questa citazione un po' lunga, che è però bellissima. Noi misuriamo, consideriamo, disputamo ed examiniamo, questi sono termini presi proprio da una tradizione di tipo giuridico, no? Queste cose de simili importanza con tanta maturità quanto se appertenga a ciascun savio, perché nel vero molto importano al fatto nostro, e specialmente di questa che ora si tratta di entrare in una lega, in un'ennesima lega del 1468, siamo nel 68. E quando avemo ben debattuto, se firmamo con gran fondamento sul governo degli predecessori nostri, possa suso il consiglio di quanti pontifici furono da molti anni in qua, e suso li ricordi sotto le ammonizioni, de quanti amici e benivoli abbia mai avuto e abbia de presente la casa nostra, li quali tutti concorrono in questa sentenza, che vogliamo stare in pace, due volte, e che altro non desideriamo, né altro vogliamo se non la pace, oltre etiam che la è appropriata e naturata in noi più che non è la bianchezza nella neve. E quando ben venissimo in altra disposizione, credemo che malvolentieri subdito che abbiamo volesse vederlo. No? Quindi i nostri predecessori, i papi, che sono i nostri signori a Ferrara, amici e consiglieri, noi stessi, connaturato a noi, e i nostri sudditi. Cioè noi non c'è verso, insomma. Pace. Quindi la neutralità fatta di una naturale convergenza tra la tradizione della casa, la natura dei duchi, le abitudini dei sudditi e il saggio parere di sovrani, amici e alleati. Negli anni 60 del 400 non è solo una politica consapevole e radicata, ma inizia a definire la natura del dominio estense, l'autorappresentazione naturalmente che si fanno questi signori, e a costruire una specifica narrazione della prosperità del paese fondata sulla pace esterna e ovviamente sull'armonia interna. Arriviamo a Ercole, poi appunto mi avvio a concludere. L'età di Ercole pose questo discorso politico identitario a rischio da molti punti di vista, a causa prima di congiure interne, poi della guerra contro Venezia e infine dell'invasione francese, e a causa di poche non brillanti prove di esercizio militare. Anche Ercole ha a un certo punto il bastone di comando in qualche caso, per esempio nel 1478 nella guerra seguita alla congiura dei pazzi, ma sono esperienze brevi. Durante la guerra di Ferrara si ammala gravemente, al punto che poi alla fine è Eleonora a tenere le redini in mano. Ercole si trova a fronteggiare un radicale cambiamento dello scenario politico e a dover elaborare un nuovo discorso intorno alla neutralità estense che permettesse al ducato di sopravvivere.
E qui prendiamo le corrispondenze di un personaggio che abbiamo già visto ieri, cioè questo Pandolfo Collenuccio, no? Questo pesarese, questo umanista pesarese che negli anni 90 compie per conto di Ercole 3 missioni importantissime, 2 all'imperatore Massimiliano e in mezzo una a Papa Alessandro VI. E nelle corrispondenze da Roma del Collenuccio vediamo, rintracciamo proprio tutti i building blocks di questa immagine, no? Perché allora Collenuccio viene mandato ad Alessandro VI nel settembre del 94 per giustificare il ritardo con cui Ercole stava pagando il censo che doveva al Papa per Ferrara, per impetrare la concessione del Vescovato di Ferrara al giovane Ippolito d'Este, ma poi si trova nella necessità ben più stringente di dover giustificare davanti al Papa quella che Alessandro VI interpretava come un'attitudine ambigua di Ercole nei confronti del re francese. E qui c'è una prima lettera che descrive questo dialogo incalzante con Alessandro VI e poi una seconda lettera con un cardinale in cui un altro aspetto viene fuori. Se, come disse il Papa, Ercole era un fedele vassallo della Chiesa, essendo così, vostra signoria non avea fatto bene a dare il transito alle genti franzose e del signor Ludovico, che venivano all'offesa sua per le terre vostre, senza sapute licenza di sua santità. Quindi, Ercole era stato promotore e istigatore di questa guerra e di questa perturbazione. Aveva cioè messo l'Italia intera e il Papa in particolare in una situazione disastrosa. Collenuccio tentò di ribattere che non era in facoltà di vostra signoria tenerle a gente d'arme francese che non passassero, per non essere condizionato il paese vostro a poterlo tenere e per non voler fare la guerra aliena vostra, cioè per non prendersi in casa una guerra altrui. Per giunta, concluse, questo medesimo aveva fatto vostra signoria le gente d'arme aragonese e del medesimo faria quelle di sua santità, cioè io lascio passare tutti, non c'è problema. Questa è una frase ricorrente, tornerà fuori in altre situazioni. Quanto all'accusa di essere stato promotore della guerra, Collenuccio scrisse: lo negai arditamente, anzi sapea che vostra signoria l'aveva dissuasa e aveva praticato a Napoli mediante Antonio di Costabili, a Fiorenza mediante l'orator vostro e a Milano per più lettere vostre di composizione e d'accordo. L'ambasciatore giocò poi la carta dinastica. Il duca disse: ex toto avevati deliberato essere neutrali in questa guerra perché non ve potevate voltare in lato alcuno che non vi dolesse. Da un canto il signor Ludovico Vera Genero, dall'altro il re Alfonso cognato e li figlioli vostri suoi nepoti, dall'altro la santità sua che vi era signore immediato e che vi amava e a chi vostra signoria ha particolare obbligazione. Infine concluse la sua perorazione su un tono più generale, spiegando cosa significasse prendere le parti di qualcuno, scelta di cui poi si poteva venire accusati, e a contrario non prenderle. Restringendomi io in ultimo a una evidente prova di questo, cioè all'effetto il qual si vede, ogni dì se vederà più, perché quelli se possono dire, questo è proprio un andamento quasi machiavelliano l'argomentazione del Collenuccio adesso, no? Quelli se possono dire essere promotori de guerra e tessere ai favori di una parte che con li dinari o con l'arme o con la persona propria o con le forze del Stato aiutano una parte, ma chi manca di queste soldi, denari, non può essere imputato né per parziale né per amico di guerra. Non convinse il Papa, ma Alessandro VI è furibondo, che non vuole sentire di parentadi o altro. Voi dite degli rispetti e vinculi e parentadi de qua e de là che ha il Signore d'essere neutrale e desiderare pace, ma voi ce lasciate il miglior rispetto che ci sia, che è quello di Dio e della cristianità. I papi tirano sempre fuori questa cosa quando sono in un angolo. E che non doveria voler essere cagione che i turchi venissero in Italia, che seguitassero gli inconvenienti che vengono dalla guerra. Alessandro poi era ancora più deluso perché conosceva l'influenza che Ercole aveva sul genero Ludovico il Moro. Io sono certissimo, certissimo che il signor Ludovico può quel che vuole in questo caso con re de Francia e so che il duca di Ferrara può ciò che il vuole col signor Ludovico e so l'autorità che ha con lui, che li crede come padre. E se lo vedesse consigliare e stringere quanto porria, muoveria il signor Ludovico a ritrarre il re de Francia da questa impresa. Infine, il Papa rinfacciò all'ambasciatore il fatto che Ercole fosse andato a Vercelli ad omaggiare il re, informandolo della cosa solo quando era partito, in modo che il Papa non potesse fermarlo. Dell'andata vostra al re de Francia una parola sola disse in ultimo, per la quale dimostrò essersene risentito, dicendo: e l'è andato a visitare il re e t'ha mi dato corto termine a ciò che non gli potessi proibire.
mi scrisse: domattina parto a visitare Re de Francia. È arrivato 2 settimane dopo. D'altro canto, il giorno dopo, Collenuccio ebbe un colloquio privato con il cardinal Carafa e spiegò al cardinale l'intera storia partendo da un'altra considerazione. La neutralità di Ercole in quella circostanza dipendeva non dalla rete degli obblighi dinastici o dall'impotenza, ma da un'antica appartenenza angioina che resisteva nonostante il matrimonio di Ercole con Eleonora d'Aragona. Il duca aveva dato passo, victuaglie e alloggiamento ai francesi, aveva mandato il figlio Alfonso al re ed era andato personalmente ad accoglierlo ad Asti perché lui e la sua casa erano ex toto et ex antiquo franzoso. Il tutto in ragione della sua scelta di rimanere neutrale, secondo lo istituto vostro in questa guerra di volervi stare neutrale. Essere parziale, appoggiare cioè una parte in un conflitto, veniva usato in questo caso a giustificazione di un'amichevole attitudine verso uno dei protagonisti della guerra, non per parteciparvi, ma al contrario, per mantenere una propria tradizionale neutralità. Concludiamo ringraziandovi della pazienza, ho effettivamente abusato. 3 questioni. La prima è legata alla modalità di risoluzione di grandi conflitti politici e diplomatici e militari quattrocenteschi, no? Vale a dire la coabitazione di modalità diverse di risoluzione di questi conflitti, quindi della modalità arbitrale insieme con la modalità, diciamo, più collegiale, una cosa interessante in sé. Più interessante, ci sto ancora lavorando per capirlo, più interessante ancora è il fatto che non si ricorre più a questa struttura dopo la Lega Italica, come se effettivamente, Fubini parla della Lega come di un quadro normativo generale che non è che risolve e impedisce le guerre, ma le incastra dentro a un sistema di riferimento comune. Evidentemente non c'è più bisogno di arbitri, no? Quindi la distinzione, diciamo, giuridica giurisprudenza sull'arbitrato distingue tra un arbiter e un arbitrator et amicabilis compositor, cioè mentre il primo emette una sentenza che non si può impugnare, il secondo emette un laudum a cui si può ricorrere. Siamo in quello che chiameremmo diritto privato, qui sono enti pubblici che poi in realtà confondono un po' le cose. Comunque c'è questo spazio arbitrale viene riempito da principi laici laddove erano sostanzialmente cardinali o addirittura il Papa prima della guerra dei cent'anni a fare questa cosa, e tra questi principi laici appunto Niccolò d'Este è il più attivo. Secondo punto riguarda un po' questo concetto di neutralità, legami familiari, antiche fedeltà, identità fazionarie, effettiva debolezza compongono i tasselli di una neutralità che da modalità diffusa di negoziazione e forma di mediazione politica, disponibile e usata più o meno da tutti, da un certo momento in poi si trasforma in una cornice all'interno della quale alcuni degli organismi politici meno potenti definiscono la propria identità. Lo fanno anche Gonzaga alla fine, in realtà nel corso del 400, in maniera meno esplicita, anche perché sono meno potenti, meno in bilico, però 1443 un vecchio e stanco Gianfrancesco Gonzaga, dopo aver passato tutta la vita a combattere nella pianura padana, dice, nel momento in cui gli propongono di combattere di nuovo contro Venezia, risponde: occorre ben considerare, perché seguendo la guerra ci troviamo a essere sotto la possanza degli nemici, cioè siamo proprio sul fronte di... e le confine nostre se può dire essere una spana de campagna, e non ne resta altro che la persona inferma ed una povera cittade, la quale perdendo potessimo dire di andare all'ospitale. È proprio il più impotente di così, era esausto, muore poco dopo, muore nel 44. Circa 60 anni dopo, questa neutralità costituisce per i Gonzaga, come per gli Estensi e molte altre potenze italiane, un modo più sottile di definire la propria identità politica, ma una analoga ammissione di impotenza. 1516, il marchese Francesco Gonzaga riecheggia Lavo rispondendo al connestabile di Borbone che: e se vostra signoria dicesse che io proibesse a Todeschi le victuaglie dal mio stato, non le saprei rispondere altro che quel che rispose alla Cesarea Maestà quando la me ricercò, che io negassi alloggiamenti a francesi nel mio stato e victuaglie, cioè che la proibesse lei se la può. Io non lo posso fare. La terza questione
riguarda più direttamente il profilo delle iniziative diplomatiche estensi che abbiamo cercato di ricostruire il filo rosso di questa sorta di identità mediana che poi nel Cinquecento andrà negoziata con altri strumenti, come vedremo, no? Per quanto gli esteri non fossero i soli ad insistere sulla loro neutralità, mi pare si possa concludere che nel corso del 400 i marchesi, poi i duchi di Ferrara, puntarono a consolidare il proprio controllo sui territori compositi che costituivano in vari modi il loro dominio, controllo che era stato tutt'altro che facile mantenere nel 200 e nel 300, perché entrano e escono, perdono e acquistano, accentuando in modo particolarmente chiaro e deliberato la loro vocazione alla mediazione, dapprima attraverso la funzione arbitrale e poi nel momento in cui non è più disponibile, grazie a una diplomazia articolata e complessa che fece del discorso di pace un'identità specifica, sostanziata di elementi diversi e come tale recepita anche dagli osservatori esterni, come per esempio appunto il Pontano nel De Bello Neapolitano. Grazie, scusate la lungaggine. Ringraziamo davvero Isabella Lazzarini per questo quadro d'insieme veramente di grande fascino, no? Io pensavo alla definizione che si dà degli stati estensi, no? il maggiore tra i minori o il minore tra i maggiori. Qui si vede veramente la difficoltà di costruirsi uno statuto in questa condizione in cui non sei così piccolo da dover andare a rimorchio di qualche forza più grande, ma non sei nemmeno così autorevole per poter guidare in prima persona certe dinamiche politiche. E allora devi trovare, no, una tua dimensione mediana che è in qualche modo ben venuta fuori da questo tentativo della neutralità. E un'altra cosa che mi veniva in mente rispetto all'ultima questione, la difficoltà di Ercole I di giustificare, no, la sua posizione, all'inizio del 1495 Ercole I d'Este emana una grida nella quale impedisce a tutti i ferraresi di vestire la franzosa. Era una cosa che era molto abituale, gli Este si facevano vanto di essere, no, in qualche modo gli interpreti italiani della cultura franco-borgognone, però in quel caso vestire la franzosa voleva dire uscire da quella neutralità che cercavano di costruire. Quindi sono piccole cose che però danno la misura, no, di questa condizione che ci hai fatto vedere veramente con una lucidità, rimontando dei pezzi e soprattutto forse anche dando uno sguardo nuovo sulla politica dell'equilibrio italiana. Quindi, sì. Grazie davvero. Grazie a voi, grazie a te di questi commenti. Come vedete mi sono davvero divertita, cioè non sono venuta qua per finta, non finivo più. No. Va bene, come procediamo allora a questo punto? Iniziamo la sessione e discutiamo poi dopo, sì. Dicevamo, no? Allora, io chiamerei la prima delle relatrici di oggi. Sono molto contenta, un'intera sessione di diplomazia tutta al femminile. E poi la guerra e la diplomazia. E la diplomazia, esatto. Allora, sono molto lieta di introdurre rapidamente Elena Taddei, che ci parlerà appunto degli esteri dell'impero, perché ecco, la sessione che si inaugura adesso ha una notevole omogeneità di impianto, no? Vediamo gli esteri con l'impero, gli esteri con la Francia, gli esteri con la Spagna nel Cinquecento, quindi questo secolo difficilissimo che finisce drammaticamente con la perdita, la devoluzione di Ferrara, no? Elena Taddei, bolzanina, ma ha studiato, si è formata in Austria, a Innsbruck, dove insegna ora storia medievale, prima con una tesi su Renata di Valois, ovviamente la duchessa Renata d'Este, e poi appunto con l'abilitazione sui rapporti tra gli Este e l'impero nel lungo Cinquecento, no? Questo Cinquecento che nasce a metà Quattrocento e che va fino alla devoluzione, che poi ha appunto pubblicato. Poi ha pubblicato anche una cosa molto interessante, una collezione di studi con altri due colleghi sui feudi imperiali italiani nel Medioevo e nell'età moderna, che io personalmente ho trovato molto interessante, anche perché in Italia si tende a dimenticare l'impero, mentre invece in realtà soprattutto nel Quattrocento gli imperatori, in modi ovviamente non alla
Federico II, ma in modi complessi esercitano una notevole influenza, cioè non sono un attore assente da questi giochi complicati che pure si giocano sulla penisola. Per cui, ora io non ho il programma, non mi ricordo più esattamente il titolo, aspetta che lo trovo. Gli est e l'impero tra percezione. Esatto, gli est e l'impero tra percezione e scambio culturale, abbiate pazienza, sono una cea disastrosa. Prego. Grazie, devo far partire la presentazione. Ci scambiamo. Si vede che siamo proprio a fine. Grazie della presentazione, certo che parlare dopo l'icona, qui mi sento un po'. Grazie dell'invito, grazie all'organizzatrice, agli organizzatori. Come detto, mi sono occupata dei rapporti tra gli Est e il Sacro Romano Impero nel lungo Cinquecento, cioè dall'elevazione a Ducato di Modena alla devoluzione di Ferrara, studiando le forme di rappresentazione e autorappresentazione, gli incontri, la corrispondenza e la diplomazia. Ho potuto dimostrare come gli Est, per emergere tra i principi italiani, utilizzarono la loro influenza culturale, cioè la loro rete, i loro contatti con la dinastia regnante degli Asburgo, ma oltre ciò anche con altri principi dell'impero, sia cattolici che protestanti. Per conquistare sostenitori nei singoli conflitti, che non penso in questo contesto non devo ripetere, gli Est utilizzarono diverse strategie che andavano oltre i legami con l'imperatore. E qui ne posso menzionare solo alcune. Abbiamo lo scambio di doni e favori, qui abbiamo naturalmente dei concetti che abbiamo già visto ieri e anche l'altro ieri. Ok. Abbiamo lo scambio di doni e le raccomandazioni, patrocini come un tema o una strategia, un progetto matrimoniale, cioè quello di Alfonso II con l'arciduchessa Barbara d'Asburgo, che qui non posso, rimando poi all'abstract e allo scritto, che accompagna naturalmente la questione della precedenza con i Medici. E come un'altra strategia io metterei la presenza personale e il costante contatto tramite la corrispondenza tra principi. Come detto, per limite di tempo, mi soffermo sul primo e sul terzo punto. Per quanto riguarda lo scambio di doni, possiamo dire che il dono e il controdono serviva ad avviare, a coltivare e a mantenere le relazioni.
Il dono, sia esso materiale o immateriale, cioè la raccomandazione, il favore, il servizio, l'onore, il patrocinio, era volontario ma atteso. Doveva essere accettato e ricambiato e quindi era soggetto a un certo grado di coercizione incessante. Oltre alle opere d'arte, ai libri, come abbiamo visto anche ieri, alle curiosità, anche gli oggetti di uso quotidiano, i cibi e gli alimenti di lusso, soprattutto però gli animali, sia per consumo che per allevamento, insediamento o da società, viaggiavano attraverso le Alpi, da sud a nord, ma anche viceversa. E naturalmente lo scambio di doni e beni culturali non era un affare esclusivamente ferrarese, estense, per i Gonzaga ci sono gli studi anche bellissimi. Tuttavia gli Este, con la loro reputazione, come abbiamo visto anche ieri, a livello... Cade... Con la loro reputazione a livello europeo per l'allevamento di, specialmente di cavalli di razza, e il loro mecenatismo musicale ed artistico, erano certamente il primo approdo per molte richieste di determinati beni. E qui ho portato una brevissima e non esaustiva scelta di qualche esempio di questi doni viventi. Abbiamo falchi, cani e cavalli che erano tra gli oggetti di scambio più richiesti, specialmente dai principi anche dell'estremo nord. E faccio solo un esempio. Nel febbraio 1549 il duca protestante Maurizio di Sassonia, che poi era già diventato poi principe elettore, ringraziò Ercole II d'Este non solo per l'ospitalità avuta a Ferrara, e qui nasce anche il mito di Ercole che arriva fino a Dresda, e chiudo subito la parentesi, mi riferisco a quello di ieri, ringrazia non solo per l'ospitalità ma anche per il dono di un cavallo estremamente imponente. Lo vediamo qui in un'illustrazione storica un po' più tardi di questo periodo, un cavallo con cui andò a combattere nella battaglia di Sievershausen, dove rimase ferito e poi morì, non a causa del cavallo, però questo cavallo ebbe una performance, per usare una parola anche di ieri, estrema, una cosa lo fece diventare famoso, il cavallo estense che poi viene portato anche in battaglia. Ecco, i principi del nord in particolare criticavano gli animali presenti nelle loro regioni e chiedevano, anche grazie al passaparola, che è una strategia molto molto importante, poi naturalmente le reti diplomatiche, ma anche le reti di parentela. Chiedevano appunto di fare questo nesso con gli italiani, sia Gonzaga che gli Este, per avere questi animali, avere questi cavalli di razza italo-napoletana. Per esempio, il duca Giorgio II del ramo di Liegnitz della Slesia si rivolse più volte ad Alfonso II con queste richieste di cavalli, e nel marzo 1577 si lamentò proprio in una lettera che vediamo qui poi tradotta dal segretario Stenze in italiano, dicendo appunto che qui non abbiamo niente tra i cavalli nostri che sia molto a proposito o buono per la persona nostra, né manco sappiamo ove averne per denari. Cioè non li voleva solo in regalo, lui anche era propenso anche a pagare, basta che glieli mandava. Ecco. Lo scambio di doni, specialmente di animali, non era, come detto, a senso unico, sebbene Ferrara fosse sicuramente meglio fornita. Dalla corte di Innsbruck in Tirolo, per esempio, arrivavano, grazie anche a questo nesso adesso, di politico e anche matrimoniale di Ferdinando Arciduca II e sua sorella Barbara, andata sposa ad Alfonso II, arrivavano dei cani. Perché, e qui cito l'Arciduca,
mi sono persa, ed ecco perché so certamente quanto Vostra Eccellenza si diletti di avere ottimi canni con due N, specialmente di quelli d'Inghilterra o Britanni. Però in cambio anche Ferdinando voleva qualcosa, infatti voleva due buoi per lavoro, diciamo, per sostituire i cavalli con degli animali da tiro e da lavoro molto più forti e più utili. E questi due buoi vengono menzionati anche da Michel de Montaigne nel suo diario di viaggio, quando passa il Tirolo per andare in Italia e non può visitare il castello di Ambras perché i francesi antipatico non lo vogliono, però passando vede i due buoi e si meraviglia, e troviamo questo appunto che sono i due buoi che Alfonso II ha regalato all'arciduca Ferdinando. Mi sono permessa di fare una cartina dove vediamo i cavallini, che però non sono solo cavallini, ci sono anche falchi, fagiani, ci sono molti altri animali. E oltre agli animali abbiamo anche che dovevano essere belli, in salute, dovevano farsi tutta l'Europa, quasi tutta l'Europa centrale, arrivando fino al Mecklenburgo, per esempio, e venivano naturalmente accompagnati ed addestrati, perché altrettanto importante della bellezza e della salute degli animali regalati era il loro addestramento, che di solito veniva effettuato da maestri di equitazione o anche appunto da questi maestri di stalla, i Magister Equorum. E qui abbiamo tra gli accompagnatori, per esempio, un certo Davide Wilde, che accompagnò i cavalli regalati da Alfonso II al principe protestante, il duca Johann Albrecht del Mecklenburgo, nel 1571, da Ferrara fino a Schwerin, proprio lì dove c'è il cavallino, insomma, si fanno tutta questa strada. 20 anni prima, il padre Ercole II aveva già mandato un equorum domitor allo padre, diciamo, di questo principe protestante. Oltre al bestiame, oltre agli animali da società, abbiamo poi, e questo si vede con il cesto che ho preparato qui, una grande varietà di prodotti alimentari che giungevano da Ferrara all'impero e viceversa, però diciamo da sud a nord era molto più grande questo scambio. E la corte di Innsbruck qui lavora come corte di mezzo, come corte relè, per poi mandare avanti tutte queste cose. Cosa abbiamo? Abbiamo vino, abbiamo frutta, abbiamo salami, abbiamo pan pepati, abbiamo fichi, formaggio, mortadella, mandorle, melograni, agrumi, passere. E poi abbiamo anche alberi da frutto, peschi, albicocchi e meli, che cercavano di mettere anche nei giardini di corte fino a Dresda. Non sempre funzionava per via del clima. Poi abbiamo anche medicinali, cure miracolose, acque salutari e non da ultimo consigli medici. Sempre lo stesso arciduca Ferdinando II, afflitto da malattia, ordinò per la sua salute dell'acqua curativa da Ferrara, esattamente non so da che fonte la volesse avere, comunque da Ferrara, però insieme all'acqua voleva anche il parere personale del medico estense Brasavola, naturalmente, che aveva già una certa fama. Nel 1553 l'imperatore Carlo V ringraziò Ercole II in una lettera scritta in spagnolo per avergli inviato una triacca, cioè un antidoto che diceva avesse funzionato molto bene, non si sa per cosa esattamente. Abbiamo questa reciproca espressione di favori, questi legami di parentela e amicizia che andavano sottolineati continuamente con questo scambio di doni materiali, ma anche con lo scambio di servizi, di mediazione e di raccolta di informazioni.
Per quanto riguarda i servizi, e questi sono gli omini in nero che vedete qua, non sono solo quelli che accompagnano gli animali, ma abbiamo anche, per esempio, nel 1533 il re dei Romani Ferdinando I che chiese ad Alfonso I di prestargli il suo esperto giardiniere, che era di origine tedesca, era di Klagenfurt, perché voleva restaurare i giardini del castello di Vienna, che erano stati molto trascurati. E infatti il giardiniere si reca a Vienna, passando per Innsbruck naturalmente, insieme ad assistenti, a piante, piantine, semi e alberi, e sta lì a Vienna per un qualche mese e vorrebbe rimanere, però Alfonso naturalmente dice che deve tornare, non lo lascia lì. Un altro servizio, sempre adesso per la casa d'Asburgo, è stato quello all'arciduca Carlo II della Stiria, che si rivolse ad Alfonso nel 1570 chiedendo in prestito il giurista di corte Fontana e l'esperto di legge, il dottor Roncalli. Perché? Per le trattative sul conflitto dei confini della Stiria con Venezia, sapendo che gli Este avevano un'expertise nei conflitti con Venezia. E questo è un punto, questo scambio di persone, di animali, di oggetti e di cibo, anche di cose, di prelibatezze. L'altro punto sono i contatti, quelli personali e quelli, diciamo, non direttamente personali, ma appunto tramite lettera. È scontato che i viaggi, i soggiorni, gli incontri tra principi offrivano una speciale sfera d'azione in prima persona. E come sappiamo, però, non tutti gli imperatori di questo periodo nostro si recarono in Italia nel corso del loro regno. Abbiamo Federico III, naturalmente, che non solo viene, ma porta anche l'elevazione. E poi abbiamo Massimiliano I, che non visitò i territori estensi, anzi richiese ad Ercole I di venire a Milano, come abbiamo già sentito, a rendergli omaggio. Il visitatore più attivo in Italia fu sicuramente l'imperatore Carlo V, sebbene la maggior parte delle sue visite possiamo metterle, diciamo, erano di natura militare, politico-militare. E poi però non abbiamo altre visite in Italia dei successori di Carlo V, Ferdinando I, Massimiliano II, Rodolfo II, nonostante la loro intensa rete di relazioni e ricchi scambi con i principi italiani e con gli Este, non si fermarono o non passarono per l'Italia. Fra gli estensi invece abbiamo l'ultimo duca di Ferrara, Alfonso II, che si recò spesso alla corte imperiale, passando sempre per Innsbruck, naturalmente fermandosi anche alla corte arciducale e ogni tanto faceva anche un giretto in Baviera. Abbiamo Alfonso II che si reca a Vienna nel 64, nel 66, nel 71 e 74. La prima visita naturalmente per concretizzare questo progetto matrimoniale e naturalmente anche già di parlare della precedenza, perché anche i medici hanno questo loro progetto matrimoniale. Poi abbiamo le altre visite che sono più, si tratta anche dell'aiuto naturalmente nella guerra contro il turco, ma qui parliamo sempre di precedenza, sempre di questo problema. Nel 74 cominciamo già anche a parlare della devoluzione che è già all'orizzonte. Ecco, di questa prima visita abbiamo una relazione di Leonardo Contarini al Doge, che racconta come Alfonso II fosse stato accolto calorosamente da Massimiliano II, che facendo finta di andare a caccia gli va già incontro. Poi, come vediamo le sottolineature, Alfonso II alloggia nello stesso palazzo, mangia alla tavola dell'imperatore, perciò ha ogni dimostrazione di amore e di onore. Che potremmo dire, vabbè, ma questa è una cosa normale, e invece no, perché poco dopo arriva il medici
portando regali ancora più belli di quanto avesse portato Alfonso II, e invece lui, poverino, non viene accolto così calorosamente. La prima cosa che gli dicono è: l'imperatore al momento non ha tempo, poi vediamo. Ecco, abbiamo sicuramente un'altra forma qui di relazione tra gli Asburgo, tra Massimiliano II naturalmente ed Alfonso II. Queste fonti che ci suggeriscono un rapporto personale più intenso tra Massimiliano II e Alfonso II, che si può anche poi vedere nell'altra forma della comunicazione, quella appunto della corrispondenza, perché oltre a questi contatti personali la corrispondenza era un importante mezzo di scambio e di comunicazione, la cosiddetta, cito dalla letteratura, presenza simulata con effetto emotivo. Questa corrispondenza tra principi serviva specialmente a mantenere le reti familiari, di parentela, dinastiche, e questa, la corrispondenza tra principi di solito era di secondaria importanza per lo scambio di notizie e informazioni di natura politica, perché questo era il compito naturalmente degli inviati. La corrispondenza principesca è costituita particolarmente dagli indirizzi d'onore, cioè si tratta di lettere di saluto, di congratulazioni in varie occasioni, nascita, matrimonio, vittoria, lettere di condoglianze, ma anche di lettere in cui, secondo noi sono vuote, però sono lettere in cui gli scriventi si limitano a ricordare al destinatario se stessi, ed è un'autorepresentazione, ecco. Si limitano a ricordare se stessi, ad esprimere naturalmente l'apprezzamento per l'altra dinastia, a esprimere espressioni di favore, di lealtà anche, e la disponibilità a servire, cioè se ti serve qualcosa fammi sapere. E non c'è scritto altro in queste lettere, però sono di importanza enorme e sono anche di quantità enorme, cioè ci sono più lettere secondo noi vuote che lettere che portano, diciamo, qualcosa che di interesse politico. Ecco, io ho fatto una breve conta di lettere. Queste le minute, le lettere degli est che abbiamo conservate, abbiamo una lettera a Federico III, poi abbiamo 29 a Massimiliano I e poi via via salendo 42, 91 a Massimiliano e 137 a Rodolfo. Qui naturalmente abbiamo la devoluzione, qui abbiamo altre cose da negoziare molto molto importanti. Ed è vero naturalmente che l'incremento rispecchia la naturale crescita della scrittura in questo periodo, cioè si scrive di più nel 1550, 60, 70 che nel 1490, questo è vero, però possiamo fare anche la conta dall'altra parte, vedere, diciamo, quante lettere abbiamo degli imperatori scritte agli est, e anche qui abbiamo un incremento, vediamo il numero come cresce. Partiamo con Massimiliano, già abbiamo già 30, poi saliamo fino a Massimiliano II, 113, e anche Rodolfo è ancora abbastanza consistente la cosa. Quello che però a me interessa di più della conta, del numero delle lettere, è quello, diciamo, quello che c'è alla fine di una lettera. Quello che c'è alla fine della lettera è il coinvolgimento personale nella corrispondenza, cioè la grafia, il fatto di aver scritto la lettera di mano propria o no, e la firma mano propria o no, cioè il livello personale, diciamo, nella relazione, in questa corrispondenza. E qua vediamo che mentre le lettere di Federico III e Massimiliano I contenevano o finivano solo con il ad mandatum imperatoris, con Carlo V abbiamo la lettera scritta sicuramente dai segretari, poi però la firma manu propria, e Carlo scrive Carolus molto grande, gli serve
quasi un terzo del foglio, scrive molto grande e firma personalmente. E così anche il suo successore Ferdinando, che di solito firma insieme poi anche al segretario. Invece, per quanto riguarda la corrispondenza di Massimiliano II, abbiamo qualcosa di nuovo. Egli non solo firmò personalmente le lettere, ma le scrisse anche, paragonando la grafia, le scrisse anche in spagnolo o in italiano, come dimostra appunto questo confronto tra le grafie e il fatto appunto che nessun segretario o scriva venisse nominato. Questa grafia personale, l'aggiunta poi anche della conclusione della lettera, cioè come buon, con quanto fratello, buon amico e fratello, e in spagnolo naturalmente buon amico y hermano, testimoniano una relazione stretta, amichevole direi io, intima con Alfonso II. Io andrei un po' oltre e direi che questa scelta di lingua e grafia, di questo personalizzare la corrispondenza, testimonia anche una certa importanza oltre alla familiarità, in alcuni casi appunto anche questo rapporto di amicizia tra Alfonso II e Massimiliano II. Poi però cambia di nuovo la situazione, perché nella corrispondenza tra Liest e l'imperatore Rodolfo II abbiamo di nuovo il ritorno all'ufficialità, ad mandatum, le lettere sono scritte in latino, una grafia cancelleresca bellissima da leggere, però appunto elegante, immacolata, non più personale. Ecco, e qui mi fermo, concludo. Da questi pochi esempi, ce ne sono tantissimi oltre, si evince, secondo me, che i duchi di Ferrara e Modena, specialmente nella seconda metà del Cinquecento, fossero, io direi, preziosi per gli Asburgo. Non erano solo amministratori di un feudo imperiale, Modena-Reggio, ma alleati militari contro il turco, candidati al matrimonio, rimasti cattolici, quindi anche eleggibili, ma poi anche fornitori sia anche di tasse e contributi, ma specialmente di oggetti ricercati, di questi animali molto molto preziosi. Fornitori di persone che raccomandavano, che erano richieste, perché non si avevano lì dove venivano richieste. E una cosa che io penso di aver capito è che gli Este erano saldamente ancorati nell'impero e non potevano essere sostituiti così facilmente, anche adesso in previsione poi della devoluzione. Questo ancoraggio penso che sia il frutto di tutto il Cinquecento, di forme di autorappresentazione, rappresentazione di questa fitta rete che hanno imballato, di questa rete di comunicazioni, di questo ricco variegato scambio di doni e favori, e qui abbiamo anche il prestito finanziario che non posso allargarmi su questo, tra sì Este e la casa d'Asburgo, ma quelle cose ancora più interessanti che penso di aver trovato sono queste relazioni con i principi dell'impero, sia cattolici che protestanti, come sostenitori degli Este alla dieta imperiale e anche presso la corte imperiale. Ringrazio. Grazie, grazie davvero per questo quadro bellissimo, poi avremo modo di discutere, ma hai messo anche una cosa che a me interessa moltissimo, e cioè questo rapporto tra le lettere, tra i principi e le lettere degli ambasciatori e il significato che hanno su una storia lunga dell'epistolarità diplomatica, no? Perché appunto questa funzionalità di contatto personale che viene mantenuto è effettivamente fondamentale nel momento in cui le cose serie, poi le cose politiche, passano ai professionisti, no? Quindi grazie mille. Grazie. Chiamerei adesso la seconda delle nostre intervenenti di questa giornata, Alessandra Favalli. Allora,
Alessandra Favalli si è formata tra Milano e Teramo, dove ha fatto una tesi di dottorato in cotutela con l'École nationale des chartes, quindi con una solidissima formazione paleografica e documentaria, cosa che non è poi così comune, e ha lavorato appunto sul rapporto tra l'Est e la Francia, quindi un asse centrale dell'identità estense, come abbiamo visto, di lungo periodo, che però appunto nel Cinquecento non è banale da gestire, proprio perché è necessario per l'Est barcamenarsi con tutta un'altra serie di figure. In questo momento è assegnista di ricerca di un PRIN sulla francesità italiana, per dir così, un titolo bellissimo, Italian Lily, esatto. il giglio italiano, e lavora a Trento su un testo giuridico, mi pare di aver capito. Sì, più testi giuridici. Migliaia di testi. Oh signore, caro, no, buona fortuna. Allora, e ci parla oggi appunto il rango degli Est e la corte di Francia tra ambizioni dinastiche e reali tensioni politiche nel XVI secolo, quindi ci dà quest'altro aspetto del prisma internazionale estense nel Cinquecento. Prego. Grazie mille della presentazione e dell'ospitalità e della possibilità di intervenire a questo convegno. Allora, nel mio intervento ho scelto di sviluppare il tema della rappresentazione, della comunicazione del potere estense, concentrandomi su due elementi caratteristici della strategia politica, diplomatica e dinastica degli Est lungo il XVI secolo, quindi la difesa e valorizzazione del proprio rango e il particolare legame che li univa al Regno di Francia. Nello specifico, partendo dalle ambizioni estensi in materia di rango e alla modalità attraverso cui si cercò di concretizzarle, mi propongo di approfondire come alla Corte di Francia tali aspirazioni vennero percepite dalla Corona e dagli osservatori stranieri attraverso l'analisi di alcuni momenti particolarmente significativi della relazione Valois-Este relativamente alla contesa di precedenza che a lungo gli oppose questi ultimi ai Medici. Tale disputa, come è noto, sorse nel settembre del 1541, quando il duca di Ferrara, Ercole II, iniziò a pretendere per sé, per la propria casata e i propri rappresentanti ufficiali, la precedenza sul duca di Firenze, dopo che aveva cavalcato per le vie di Lucca alla destra dell'imperatore Carlo V, relegando l'ancora inesperto e fresco duca di Firenze, Cosimo de' Medici, alla sinistra dell'imperatore. Questi eventi e la rappresentazione del rango del duca di Ferrara che ne scaturì furono ampiamente strumentalizzati da parte estense, contribuendo a dare avvio all'aspra querela con i Medici, i cui effetti iniziarono rapidamente a manifestarsi nelle varie corti europee con tempi e modalità specifiche. A tal proposito, l'arco cronologico di riferimento di questa analisi coinciderà indicativamente con quello dell'andamento della disputa alla Corte di Francia, quindi tra il 1545 e il 1580. In particolare ci si soffermerà con maggiore enfasi sui primi 20 anni del ducato di Alfonso II d'Este, perché con la sua ascesa al potere nel 1559 la contesa per la precedenza entrò nella sua fase più viva e aspra, complice anche la fine della lunga guerra tra Valois e Asburgo nella penisola italiana e anche va bene, in Europa, e i nuovi equilibri affermatisi nella stessa penisola italiana. La rivalità tra Este e Medici fu una delle moltissime che opposero i principi italiani nel corso del XVI secolo e che concorsero a produrre continui riposizionamenti e nuovi rapporti di forza tanto internamente allo spazio peninsulare quanto rispetto alle grandi monarchie europee. Soprattutto a seguito del trattato di Cateau-Cambrésis dell'aprile del 1559, esauritesi nella penisola italiana le occasioni di confronto sul piano militare, la competizione si traspose, oltre che a livello degli abituali attriti giurisdizionali e di confine, sul piano politico-cerimoniale, con l'amplificarsi a tutti i livelli di dispute per la precedenza e la ricerca di più prestigiosi titoli. I principi italiani sentivano largamente la necessità di non essere marginalizzati nello scacchiere internazionale, aspirando invece a essere considerati dagli altri sovrani degli interlocutori autorevoli, in grado di poter negoziare in condizioni ottimali, fino a porsi appunto, come si diceva prima, come mediatori rispetto ad altri principi.
Il successo o meno di queste aspirazioni trovava la sua rappresentazione tangibile nell'ordine cerimoniale che in ciascuna corte regolamentava cerimonie e rituali del potere, in quanto traduceva visivamente il rango riconosciuto ad un principe e di conseguenza la legittimità sua e del suo stato, la consistenza delle sue relazioni, insomma il suo prestigio e l'entità del proprio potere negoziale. Per quanto questo messaggio, sotteso appunto all'elaborazione di uno specifico ordine cerimoniale, fosse chiaro e ampiamente intelligibile perché retto da codici simbolici noti a tutti, così come la legge del precedente, che almeno in parte governava appunto l'ordine cerimoniale, si era ugualmente consapevoli che fosse tutt'altro che inalterabile, perché era influenzato dalla fluttuazione degli eventi secondo un costante processo di definizione e ridefinizione delle gerarchie. Questo spinse così molti principi peninsulari, anche dinanzi al consolidamento dell'influenza spagnola sulla penisola italiana, a tentare di stabilizzare e talvolta innalzare il proprio rango nella speranza di conservare un soddisfacente spazio di iniziativa e scongiurare la temutissima marginalizzazione internazionale. I tentativi degli Est in questo senso furono numerosissimi e anche multidirezionali. Provarono a modulare la propria strategia diplomatica alla realtà cortigiana in cui doveva dispiegarsi, tenendo conto delle relazioni con ciascun monarca e del contesto generale in cui loro o i propri agenti andavano ad operare. In questa prospettiva, come si vedrà a brevissimo, la corte dei Valois rappresentò un teatro ben diverso per l'attività estense rispetto alle corti asburgiche, perché più incisive erano la consistenza, la prossimità e la durata nel tempo delle relazioni degli Est con i re di Francia e i principali esponenti della loro corte. Venendo ora allo svolgimento della disputa per la precedenza tra Est e Medici alla corte di Francia, i primi segni dello sviluppo alla corte dei Valois risalirebbero al 1545, momento in cui, complice la recente conclusione della pace di Crepy tra Asburgo e Valois, vi si trovavano compresenti un rappresentante estense e uno medicio, aprendo quindi frequenti possibilità di contesa. In quel momento il legame tra Ferrara e la Francia era indubbio e consolidato. Ercole II, per quanto tenuto al mantenimento di una posizione di neutralità tra Asburgo e Valois, era alleato per via matrimoniale di quest'ultimi dal 1528, avendo sposato Renata di Francia. Le connessioni erano ulteriormente rafforzate dal fatto che i duchi di Ferrara erano creditori della corona di Francia e amministravano diversi territori tra Normandia e Valle della Loira. A questo bisognava aggiungere anche che il fratello del duca di Ferrara, Ippolito II, d'Este, oltre a risiedere assiduamente oltre Alpe, vi controllava un cospicuo patrimonio di rendite e benefici grazie al favore che si era assicurato presso il re di Francia Francesco I. Quindi, forti di questi legami, approfittando dell'intrinseca debolezza in quel momento delle relazioni tra Firenze e Valois, Ercole II non perse tempo e fece presentare dal suo residente in Francia, Giulio Alvarotti, un memoriale in cui venivano dispiegate le ragioni a sostegno della preminenza estense. In particolare, l'esaltazione della dinastia in quel contesto passava dal confronto con quella rivale, quindi Medici, insistendo sulla maggiore nobiltà degli Est, frutto del loro essere al potere da molto più tempo e dal non avere origini oscure come quelle attribuite a Cosimo I de' Medici. Questi argomenti erano poi rafforzati dall'insistenza sui numerosi servigi resi dagli Est ai re di Francia e dall'esistenza dell'alleanza dinastica tra Ercole II e i Valois. Le ragioni adottate dal duca di Ferrara per rivendicare la precedenza in questo contesto erano abbastanza eloquenti circa quali fossero i fondamenti della rappresentazione che gli Est volevano dare di sé e del proprio potere: antichità e nobiltà del casato e dei titoli, continuità dinastica, prossimità e fedeltà al regno di Francia. Tutti elementi che andarono a costituire il nucleo argomentativo tanto della strategia retorica estense che della rappresentazione cerimoniale che doveva suffragare, destinate poi ad essere riproposto nei decenni successivi, più o meno adattandolo alle circostanze e all'evolversi della congiuntura internazionale. Ora, nel 1545, la rappresentazione di sé proiettata da Ercole II alla corte di Francia si rivelò perfettamente compatibile con la visione e le esigenze di Francesco I, che continuò a favorire gli Est sulla base del principio dell'antichità dinastica. Una nuova occasione di competizione si presentò poi nella primavera del 1545, quando, una volta scesi al potere, Enrico II e Caterina de' Medici.
per cui la presenza di una Medici sul trono di Francia aveva indotto Cosimo I a rilanciare le relazioni diplomatiche con quel regno, oltre che le speranze di vedersi ivi riconoscere la precedenza sugli Este. In un primissimo momento Enrico II aveva esortato le parti a vivere pacificamente alla sua corte, ma progressivamente le sue stesse ambizioni lo spinsero a una scelta di campo più netta. Infatti nel giugno del 1548, durante una seduta del Consiglio Regio, Enrico II emanò una dichiarazione, messa poi per iscritto, secondo la quale in tutte le cerimonie, atti pubblici e privati, il rappresentante del Duca di Ferrara doveva precedere ed essere preferito a quello del Duca di Firenze. Determinante nell'orientare questa presa di posizione solenne da parte del re, era stato però il desiderio di rilanciare il conflitto con gli Asburgo attraverso una nuova campagna in Italia. Quindi, prima di avviare le operazioni, Enrico II auspicava di rinnovare e rafforzare il legame tra i Valois e gli Este con una nuova alleanza dinastica, che già si negoziava da qualche anno e che doveva coinvolgere François Duca d'Aumale, appartenente al lignaggio dei Guisa, ramo cadetto della casata ducale di Lorena, e Anna d'Este, primogenita di Ercole II e Renata. In questa prospettiva, quindi, la dichiarazione di precedenza a beneficio degli Este può essere interpretata come un incoraggiamento mirante a vincere le ultime resistenze del Duca di Ferrara rispetto all'alleanza matrimoniale. In più, a mio modesto modo di vedere, credo che questa la decisione regia di procedere al riconoscimento della precedenza in una seduta del Consiglio alla presenza di quattro principi di Casa Guisa e a Joinville, che era la roccaforte del loro potere in Francia, non fosse proprio casuale. E quindi questa decisione, questa scelta andava inevitabilmente a rafforzare i significati, anche simbolici, tanto della dichiarazione di precedenza quanto dell'unione dinastica che doveva propiziare, così come degli strumenti rappresentativi a disposizione degli Este nel Regno di Francia. Effettivamente l'alleanza tra gli Este e i Guisa, che poi si concretizzò proprio sul finire del 1548, introdusse nelle relazioni tra gli Este e i Valois una terza componente, appunto rappresentata dai Guisa, e le implicazioni di questo nuovo assetto furono ampie e durature. Da quel momento, per diversi decenni, seppur tra alti e anche molti bassi, i Guisa si imposero come i principali tramite tra i re di Francia e i duchi di Ferrara, diventando al contempo imprescindibili patrocinatori degli interessi estensi oltre Alpe, anche in materia di rango e precedenza. Questo aspetto fu rafforzato e amplificato agli occhi degli osservatori dai frequenti e duraturi contatti, tutt'altro che scontati per l'epoca, tra gli esponenti delle due casate. Tra gli anni 50 e 60 del XVI secolo, la frequentazione e collaborazione tra esponenti della casata estense e i Guisa fu assidua e talvolta rinvigorita dalla reciproca vicinanza. Questo aspetto, unitamente all'impegno militare e finanziario degli Este al servizio del re di Francia nell'ultimissima fase delle guerre con gli Asburgo e alle cospicue rendite e pensioni godute oltre Alpe da diversi esponenti della casata, contribuirono a plasmare una certa rappresentazione della dinastia estense, come largamente filofrancese, soprattutto rispetto alla nuova generazione. In particolare, relativamente all'erede al Ducato, Alfonso d'Este, il futuro Alfonso II, quello che maggiormente colpiva gli osservatori alla vigilia della sua ascesa al potere nel 1559 era il fatto che avesse trascorso gran parte della sua giovinezza nel Regno di Francia, il suo essere unito a quella corona da solidi legami di sangue per via materna, la cui forza era ampiamente riconosciuta e valorizzata dagli stessi Valois, che si desideravano mantenerlo saldamente in orbita francese. A tal proposito, l'ambasciatore medicio in Francia, Leone Ricasoli, affermava che a suo modo di vedere Alfonso d'Este qua sia grandissimo. Analogamente, l'oratore veneziano Giovanni Michiel riteneva che Ferrara, nella confidenza, non si distingue da francesi naturali. E la prossimità dell'estense alla corona di Francia fu resa ancora più visibile dalla sua trasposizione nell'ordine cerimoniale, all'interno del quale Alfonso d'Este, fin tanto che risiedette alla corte dei Valois, precedeva i principi del sangue di Francia di Casa Borbone. Una volta però insediatosi come duca ai vertici degli stati estensi, dopo che era stato tra i protagonisti con gli alleati Guisa nel passaggio di potere alla corte di Francia tra il defunto Enrico II e il giovanissimo Francesco II, e dopo che la madre Renata aveva ancora una volta ribadito il legame della dinastia con la Francia, con le particolari esequie alla francese fatte tributare ad Ercole II, Alfonso II dovette ben presto fare i conti con questa condivisa rappresentazione di sé
e della casata di cui era al vertice. Infatti, l'essere considerato un principe filofrancese nel momento in cui l'ago della bilancia degli equilibri italiani ed europei era di fatto nelle mani di Filippo II d'Asburgo si rivelò limitante dinanzi all'emergere di nuove esigenze finalizzate a scongiurare che la dinastia sprofondasse nella subalternità. Per questo motivo il duca di Ferrara, sostenuto dal cardinale Ippolito II, iniziò a investire maggiori energie e risorse per instaurare relazioni stabili e proficue con i due rami di casa Asburgo, cercando di proiettare una rappresentazione di sé diversa da quella di principe devoto ai Valois. Al contrario, relativamente al Regno di Francia, la strategia alfonsina fu quella di continuare e mantenere viva questa rappresentazione, seguitando a comportarsi, anche una volta rientrato a Ferrara, come se il favore accordatogli dai Valois e la sua prossimità a quella corona fosse del tutto immutata, così come la vicinanza ai Guisa. Quello che però non era rimasto immutato era il contesto francese. Infatti, a seguito della scomparsa di Enrico II, il Regno di Francia sprofondò in una grave crisi deflagrata nelle guerre di religione. Alfonso non sembrò comprendere la criticità della situazione e la necessità, se voleva tutelare una certa rappresentazione di sé alla corte di Valois, di mostrare maggiore sollecitudine verso il tradizionale alleato. Analogamente, anche sul piano familiare, il duca non tenne conto delle crescenti difficoltà dei Guisa nel mantenimento del loro potere. E anche a seguito dell'assassinio di François de Guisa, nonostante le ripetute sollecitazioni, non supportò la vedova e l'intero lignaggio nelle loro formali richieste alla corona affinché fosse fatta giustizia per quel crimine. Progressivamente la rappresentazione di sé che il duca di Ferrara riteneva potesse sopravvivere alla corte di Francia in sua assenza e senza che fosse opportunamente adeguata alle circostanze e a fronte del suo maggior impegno nel mondo asburgico iniziò a conoscere un graduale appannamento. Questo fu testimoniato dalle crescenti difficoltà incontrate nella tutela degli interessi estensi, compresi quelli in materia di precedenza, rispetto ai quali era sempre più complesso fare valere la legge del precedente ed impedire che Caterina de' Medici invalidasse la dichiarazione del 1548 per imporre la partecipazione alternata alle cerimonie agli oratori ferrarese e fiorentino, coerentemente con la politica di equilibrio che la regina madre voleva portare avanti per evitare di alienarsi i supporti militari ed economici medicei. A poco il duca di Ferrara iniziò a prendere coscienza della situazione e scelse di recarsi personalmente alla corte di Francia nell'estate del 1564, complice il tour del regno di Carlo IX, che l'aveva portato nel sud del regno, quindi più facilmente raggiungibile dal principe italiano. Sul piano politico e simbolico, questo viaggio mirava a rinsaldare il legame con i Valois e a sanare gli attriti creatisi nella relazione con Anna d'Este e di rimando i Guisa. Questo contatto diretto tra le parti ebbe indubbiamente dei benefici per gli interessi estensi. Tuttavia rimase evidente la discrepanza tra i mutati tempi e la non aggiornata rappresentazione di sé che il duca di Ferrara continuava a proiettare. Questo aspetto emergeva una volta di più nei termini con cui la corona aveva consentito infine a concedere ad Alfonso II la conferma scritta della dichiarazione di precedenza del 1548. Il tenore del nuovo documento infatti presentava qualche significativa differenza rispetto al precedente. In quest'ultimo era presente una netta, quindi in quello del 1548 era presente una netta differenziazione tra il duca di Ferrara e quello di Firenze, che mostrava la diseguale considerazione e rappresentazione accordata dalla corona ai due contendenti. L'Estense, che allora era Ercole II, era designato come carissimo e amato zio, il Medici invece era indicato come carissimo cugino e grande amico. Questa difformità scomparve del tutto nella conferma del 1564. Alfonso e Cosimo I venivano entrambi disegnati come carissimi e amati cugini, frustrando il desiderio più volte palesato dall'Est di essere disegnato nella documentazione ufficiale come oncle del re e traducendo il desiderio di equilibrio tra le parti della corona invece. Tale desiderio infine dovette effettivamente concretizzarsi nell'autunno del 1568, quando Caterina de' Medici riuscì a imporre agli oratori estensi e medicio l'astensione dalla partecipazione alle cerimonie. A rendere possibile questa risoluzione contribuì ancora una volta indirettamente lo stesso duca di Ferrara, lasciando vacante la sede diplomatica oltralpe tra il 1566 e il 1568, per cui nella seconda metà degli anni 60 del XVI secolo, più che una rappresentazione cerimoniale del potere estense, quello che colpiva gli osservatori era la sua assenza, aggravata dal concomitante disinteresse dei Guisa rispetto alla tutela degli interessi estensi in materia di rango, che lasciò campo libero alla diplomazia medicea e alla politica di equilibrio della regina madre.
Eloquente anche nella sua sinteticità fu l'analisi della situazione offerta dal residente veneziano Giovanni Correr, per il quale il signor Duca di Ferrara è tenuto come membro e borsa principale di questa corona, però non accade parlare di lui. Effettivamente in quel momento Alfonso II appariva come politicamente alieno alle vicende francesi. Tuttavia, la generale consapevolezza del suo legame, soprattutto di sanguinità con quella corona, non era scomparsa, anzi continuava a essere alimentata con efficacia, nonostante l'allentamento delle relazioni con i Guisa, dalla sorella Anna e dalla madre Renata, trasferitasi in Francia con la vedovanza e che era la più autentica rappresentante vivente di quel legame di sangue. La forza intrinseca di questa configurazione veniva rilevata con una certa preoccupazione dall'oratore mediceo Giovanni Maria Petrucci, che riteneva che Renata potesse arrivare anche a mobilitare le connessioni con il partito riformato francese per esercitare pressioni sulla corona a beneficio del figlio Duca. In generale, a partire dal 1569 e per i 10 anni successivi, l'aspetto della comunicazione del potere estense che risultò avere maggiore presa alla corte di Francia, nonostante un oggettivo riconosciuto allontanamento tra le parti, fu proprio quella della consanguinità con i Valois, ribadita e rappresentata dalla rinnovata collaborazione tra Este residenti in Francia, quindi Anna d'Este e poi il cardinale di famiglia Luigi d'Este, e i Guisa. Questo nonostante le aspre rivalità in materia di successione che opposero Alfonso II ai fratelli Anna e Luigi, i quali però quando si trattava di difendere la rappresentazione cerimoniale del potere estense si dimostrarono sempre cooperativi compatibilmente con le condizioni in cui si trovavano ad agire. Il funzionamento di questa rete e la forza che era in grado di proiettare, che non cessò mai di colpire gli osservatori presenti alla corte di Francia, permise in quel contesto a Luca di Ferrara di non soccombere sul piano cerimoniale alla concessione del titolo granducale ai Medici da parte prima di Papa Pio V e poi dell'imperatore Massimiliano II, così come al disappunto prodotto in Enrico III e non solo dalle mire alfonsine al trono polacco. Ovviamente determinante in questo senso si rivelò anche l'atteggiamento della corona di Francia, che non mostrò alcun interesse a prendere posizione in ambito cerimoniale relativamente al titolo granducale mediceo, preferendo escludere tutti gli ambasciatori di duchi dalle cerimonie a partire dal 1570. Quando però sul finire degli anni 70 la corona abbandonò la politica dell'equilibrio in ambito cerimoniale, desiderosa di gratificare il duca di Savoia e dimostrare ai Medici la propria insoddisfazione per la loro politica filospagnola, fu offerta agli Este un ispirato spazio di azione del tutto in controtendenza rispetto a quanto stava accadendo nelle altre corti europee, e gli strumenti rappresentativi che maggiormente favorirono le ragioni degli Este furono proprio quelli riconducibili alla consanguinità e al duraturo, sebbene lontano nel tempo, impegno al servizio dei Valois. Più che dal duca di Ferrara, questo aspetto fu colto e capitalizzato dalla rete familiare estense guisarda, che non senza difficoltà seppe fare leva sulla rappresentazione che Alfonso II aveva concorso a plasmare negli anni 50 del Cinquecento, raccordandola e conseguentemente amplificandola con quella della stessa casata dei Guise. Tali sforzi furono infine ripagati sul finire del 1579 con l'introduzione di un nuovo principio regolatore dell'ordine cerimoniale per gli ambasciatori dei duchi alla corte di Francia, basato sull'antichità del ducato di cui i loro principi erano titolari. In questo modo il residente estense fu riammesso alle cerimonie in una posizione immediatamente inferiore a quello sabaudo, ma di preminenza rispetto a quello mediceo. Ovviamente, se letta nell'economia generale della politica estense e in prospettiva alle sfide che la dinastia avrebbe dovuto affrontare nei 20 anni successivi per provare a conservare il dominio su Ferrara, l'ottenimento della precedenza alla corte di Francia sui Medici fu ben poca cosa. Al tempo stesso però fu la dimostrazione che in quel contesto la rappresentazione degli Este e la comunicazione del loro potere, nonostante il mancato inadeguato aggiornamento di strumenti e strategie rappresentative da parte del Duca, passava inevitabilmente e imprescindibilmente dalla rete familiare estense guisarda che, nonostante alterne fortune, quando si trattava di difendere il rango e la reputazione degli Este, continuava a funzionare. Grazie a tutti. Grazie mille. Questa cosa della precedenza è effettivamente interessantissima. Nel 400 ancora questa cosa sta
cominciando ad affiorare, ma effettivamente poi diventa un terreno fondamentale, ed è molto, molto interessante anche come permanga invece questo problema dei rapporti dinastici intrecciati, no? Che della lunghezza di questa storia, no? Senza, bellissimo, poi eventualmente ne discutiamo con calma. Stiamo usando il tempo in maniera relativamente tranquilla, giusto? Allora, l'ultima relazione di questa mattina è invece quella di Laura Turchi, che ci porta il terzo tassello di questo complicatissimo quadro cinquecentesco, quello della Corte di Spagna. Ecco, Laura, io abbiamo la stessa età, ci conosciamo da una vita, mi imbarazza a presentarla. Ha studiato il potere estense, giustizia, diplomazia, strutture di governo, sistemi documentari, costituendo poi un punto di riferimento, l'unico ormai punto di riferimento istituzionale per chiunque si avvicini a queste cose, e nel mio caso personale, il mio personale punto di riferimento ogni volta che mi devo confrontare con la realtà estense. 400 ha un passato anche di quattrocentista, ma poi è ovviamente è sempre stata una storica moderna. Ci parla oggi di una diplomazia in difficoltà, i rapporti fra Ferrara e la Corte spagnola all'epoca della lite di precedenza con Firenze. Quindi torniamo su questa questione della precedenza, però visto da un altro osservatorio, un osservatorio cruciale. Prego. Grazie, ringrazio la Presidente di sessione, ringrazio gli organizzatori del convegno per avermi voluto qui, e passo a raccontarvi un po' quello su cui ho riflettuto. I duchi d'Este sono stati tradizionalmente associati alla Francia, almeno dal 1528, data del matrimonio fra Ercole II e Renata di Francia, già che per l'età di Ercole I e in buona misura anche di Alfonso I, gli studi di Jean Seignet hanno dimostrato che il ricorso al re di Francia fu puramente strumentale e da intendersi in senso antipontificio. Anche la maggior parte degli studi più recenti ha approfondito, e pur cause, il legame fra Ferrara e la Francia. Tuttavia, in tal modo, la storiografia ha trascurato i rapporti fra la compagine politica estense e la potenza leader dell'età tridentina e barocca, ossia la Spagna, che non poteva non nutrire interessi nei confronti dello Stato estense. Posto al confine sud-est dello Stato di Milano, insieme agli Stati Farnesiano e Gonzaghesco, ne costituiva infatti una sorta di cintura di sicurezza, senza contare il suo essere via di transito per la Toscana, lo Stato Pontificio e la Repubblica di Venezia. Come ha sottolineato Gian Vittorio Signorotto, d'altro canto lo Stato di Milano negli anni 60 del Cinquecento cominciò a ricoprire la funzione che lo avrebbe caratterizzato nei decenni a venire e nel secolo successivo: essere il centro da cui controllare la stabilità politica della penisola, il baluardo del mondo cattolico al confine con i cantoni svizzeri protestanti, coi grigioni e con la Francia, piombata nelle guerre di religione e nascostamente alleata dei calvinisti fiamminghi. Inoltre, lo Stato di Milano era lo snodo logistico primario nel transito di uomini, armi, informazioni e denari, sia verso l'area imperiale che verso le ribelli fiandre. Essendo infine il principale feudo imperiale del re di Spagna in Italia, almeno da quando nel 1554 Carlo V ne aveva definitivamente investito il figlio Filippo, lo Stato di Milano consentiva di controllare da presso gli altri feudi maggiori del Reichsitalien, a cominciare appunto dagli Stati padani. Da ultimo, la pianura padana era costellata di fortezze condotte da guarnigioni spagnole: Sabbioneta, Bozzolo, Castiglione delle Stiviere, cui dal 1584 si sarebbe aggiunta Correggio, inserita nel contado reggiane, quindi inviscerata proprio nello Stato estense.
Qua ci fermeremo tuttavia al 1580, data che segna una prima importante avvisaglia cerimoniale del modo in cui Madrid guardava a Ferrara un anno dopo la sconfitta definitiva nella contesa di precedenza con Firenze. Prima di procedere nell'analisi del nostro soggetto, vale la pena di ricordare alcuni elementi distintivi della diplomazia estense alla corte spagnola, che rendono ragione del titolo che ho dato, una diplomazia in difficoltà. Per prima cosa, a differenza dei suoi diretti competitors farnesiano e gonzaghesco, i cui principi erano stabili alleati di minoranza della Spagna, l'apparato diplomatico estense non poté contare su una buona conoscenza della corte filippina all'indomani della pace di Cateau-Cambrésis. Va infatti sottolineato che prima del 1559 non vi era mai stata una residenza estense in Spagna. Vi erano state soltanto ambascerie straordinarie ai re cattolici, ad Adriano V e a Carlo V, e due lunghe residenze presso l'Asburgo che coprirono anche il periodo in cui egli dimorò in Spagna, da prima quella di Alfonso Rossetti, poi la residenza di Girolamo Ferruffini, ma entrambi solo in quanto rappresentanti di un vassallo imperiale. La mancata conoscenza dei ministri spagnoli e delle fazioni di corte avrebbe significato molti disagi per gli inviati estensi, come ad esempio l'impossibilità di ricevere dalla corte madrilena una casa di aposento. Gli aposentadores regi fornivano infatti agli ambasciatori, trovavano le case agli ambasciatori di stanza alla corte filippina. Questo non avvenne per gli ambasciatori estensi. Con gli alti costi, lo scarso onore e l'ancor minore credibilità negoziale che ciò comportava in una città dove per di più la vita costava carissima come Madrid. Vita carissima dovuta al fatto che era una città di seconda fila, assurda di colpo al ruolo di capitale della monarchia cattolica, e quindi non aveva le strutture, non aveva fisicamente proprio le strutture logistiche, il patrimonio edilizio per poter far fronte all'ospitalità della corte più importante d'Europa con i suoi ospiti. In effetti, a dispetto delle buone maniere di facciata, il Duca d'Alba non dimenticava di essere parente e alleato del Medici, cioè di Cosimo I. Alla corte di Filippo II, il Duca d'Alba era il maggiordomo maggiore del re, addetto a presentare gli ambasciatori al sovrano. E non dimenticava di essere parente e alleato di Cosimo I de' Medici, che a sua volta era il rivale di Ercole II e di Alfonso II nella lite di precedenza. Alba quindi non favorì nei fatti gli ambasciatori estensi, mantenendo le residue rivendicazioni dei filoasburgici este di San Martino e dei da Correggio, su cui ritorneremo, dopo la fine della guerra della Lega Sacra. Impedì Alba infine all'Ariosto, al secondo residente estense in Spagna, il protonotario Claudio Ariosto, di avere una casa di aposento e supportò le ragioni fiorentine nella causa di precedenza. Fu gioco forza dunque per Fulvio Rangoni, terzo residente in terra di Spagna per Ferrara, rivolgersi a Ruy Gomez, cioè al valido, al favorito del re, disobbedendo all'istruzione ricevuta, la quale disponeva di fare riferimento ad Alba e contemporaneamente di seguire i consigli del Duca di Savoia Emanuele Filiberto, con cui Alfonso II era in buoni rapporti diplomatici, senza contare la parentela tra i due, grazie a Renata di Francia e a Margherita di Valois, moglie del Savoia. L'istruzione era comunque ineseguibile e certificava la pochezza di informazioni che in cancelleria ducale si aveva della corte spagnola. L'istruzione prevedeva che si desse retta ai consigli di Emanuele Filiberto I di Savoia e contemporaneamente si facesse riferimento ad Alba.
Emanuele Filiberto, presso la cui corte Rangoni sostò nel viaggio di andata, consigliò al residente di rivolgersi a Ruy Gomes, con cui aveva ottimi rapporti. Gomes e Alba erano i due capifazione delle due fazioni acerrime rivali alla corte di Filippo II. La scelta di Rangoni fu quella di rivolgersi a Gomes, disobbedendo all'istruzione ducale, fu il primo di diversi casi di comportamento autonomo degli ambasciatori estensi alla corte filippina. Un'autonomia non cercata, ma creata dal vuoto di informazioni, spesso anche di disposizioni e di fondi, della Cancelleria e della Camera Ferraresi. Un vuoto che smentiva il protagonismo ducale e la conseguente minuziosità delle istruzioni ambasciatoriali alfonsine. Secondo motivo di difficoltà, oltre alle mancate conoscenze dell'ambiente curiale. Bisogna ricordare che gli Este non avevano parentele con le grandi famiglie aristocratiche al servizio della Corona di Spagna nell'Italia meridionale, né feudi nel Regno di Napoli e di Sicilia. Due tentativi vennero fatti in questo senso, ambedue senza risultato per mancanza di prole. Don Francesco d'Este, zio paterno di Alfonso II, fu ricompensato da Carlo V per il suo lungo servizio militare con le nozze con Maria di Cardona, marchesa della Padula, morta nel 1563. Nel 1594, invece, Eleonora d'Este, sorella del futuro primo duca di Modena e Reggio, ossia Don Cesare d'Este, avrebbe sposato Carlo Gesualdo, principe di Venosa. Se poi pensiamo ai feudi nel Regno di Napoli di due Gonzaga delle linee cadette strettamente legati al ramo primogenito come Ferrante Gonzaga e come Vespasiano Gonzaga, e alla dote di Margherita d'Asburgo, moglie di Ottavio Farnese, sempre nel regno, nell'attuale Abruzzo, diventa evidente lo svantaggio degli Este con le loro terre francesi, che insieme a tanti altri elementi li qualificavano come alleati e protetti del re di Francia. Ci riferiamo ovviamente alla dote di Renata di Francia, ossia al Ducato di Chartres, alla Contea di Gisors e alla Signoria di Montargis, e alle tre contee di Caen, Bayeux e Falaise, concesse da Francesco I ad Alfonso I d'Este a garanzia di un prestito di 89.000 scudi. I collegamenti tra Ferrara e la Spagna erano dunque solo di due tipi, quello per così dire istituzionale, rappresentato dalla rete diplomatica, e la corrispondenza epistolare fra Alfonso II da un lato e dall'altro Filippo II e i suoi familiari e i più importanti nobili al servizio del sovrano. Bisogna poi ricordare la nomea di traditori degli Asburgo, di cui gli Este godevano all'indomani della pace di Cateau-Cambrésis, dal momento che avevano osato far guerra a Carlo V e a suo figlio, dopo che l'imperatore, con un preciso investimento politico, aveva restituito loro le città di Modena e Reggio col noto lodo del 1531, togliendole definitivamente al Papa, e aveva confermato l'inglobamento nello Stato estense della contea Piesca di Carpi, per di più elevandola a principato nel 1535. Proprio per questo, all'atto di pacificarsi con Ercole II nel marzo 1558, Filippo II non l'aveva accolto nella schiera dei suoi protetti, ormai allargata a tutta l'Italia cosiddetta libera, cioè non suddita della Spagna, e l'aveva riconfermato nella posizione di neutralità da lui goduta prima della guerra della Lega Sacra. Il Ducato estense costituiva quindi un'eccezione nella penisola interamente pacificata sotto l'egida spagnola dopo il 1558. Da ultimo motivo di difficoltà,
nonostante il re vincitore ne avesse risparmiato lo Stato, Ercole II e soprattutto Alfonso II gli disobbedirono fino al 1560, rifiutandosi di restituire ai conti da Correggio le terre loro confiscate durante il conflitto del biennio 1556-1557 e di fare altrettanto col ramo cadetto degli Este di San Martino, cui avevano occupato diverse terre. Nonostante ciò, contravvenisse alle clausole della pace stipulata nel 1558 col re e stridesse con lo status di filo asburgici delle due casate in questione. Nonostante tutto questo, Alfonso II mantenne un residente alla corte di Filippo II fino al 1590, anno in cui fece ritorno in patria Gaspare Silingardi, vescovo di Ripa Transone, legato al principe a stretto filo. Si tratta di un dato importante, perché l'altero duca, infuriato per la sconfitta subita nella contesa di precedenza, ritirò gli ambasciatori permanenti dalle corti che avevano decretato la vittoria dei Medici, quindi ad esempio dalla corte pontificia e da quella imperiale già negli anni 70 del Cinquecento, per non parlare poi della corte fiorentina stessa. Chi rimaneva? Rimanevano dei gentiluomini, così venivano chiamati dalla cancelleria ducale, cioè dei nobiluomini facenti le funzioni di residenti senza però esserlo, e, specie per la corte pontificia, una turba di inviati straordinari, ma nessun residente. A Firenze sarebbero stati costretti gli Este a inviare nuovamente un residente, però, per coadiuvare le trattative del matrimonio celebrato nel 1586 fra Cesare d'Este del ramo di Montecchio, già citato, e Virginia de' Medici, figlia di Cosimo I e della sua moglie morganatica Camilla Martelli. A parte quindi la Francia, che aveva assegnato la palma agli Este nella contesa di precedenza e dove quindi i residenti continuarono a susseguirsi quasi fino alla morte di Alfonso II, l'unica eccezione di rilievo a questa prassi fu proprio la Spagna, presumibilmente perché Filippo II era stato l'ultimo a riconoscere a Francesco I de' Medici il trattamento di illustrissimo collegato al titolo granducale, e l'aveva fatto con riluttanza, in cambio, come è noto, di un prestito di 400.000 scudi che era servito per finanziare il viaggio del re in Portogallo e l'annessione di quel regno alla corona di Spagna. Prima di addentrarci in una sintetica disamina delle principali trattative svolte dai rappresentanti estensi a Madrid, occorre menzionare un ultimo problema. Rispetto alla documentazione che testimonia l'attività della diplomazia estense alla corte di Vienna, Praga, a Roma e a Parigi, le filze del carteggio ambasciatori Spagna e del carteggio principi esteri Spagna conservate in archivio di Stato di Modena, valide per la corrispondenza fra sovrani, sono meno numerose e più smilze. Tale caratteristica è dovuta al fatto che la corrispondenza tra Ferrara e Madrid doveva passare necessariamente via terra per la Francia. Parte della corrispondenza che ci interessa deve essere quindi andata perduta a causa della difficile situazione politica francese. In aggiunta, da Parigi, i dispacci estensi venivano intercettati, come ci rivela un promemoria cancelleresco del 1572 per l'ambasciatore straordinario Camillo Gualengo. Di conseguenza alcune ambascerie risultano sottorappresentate e possono essere ricostruite solo grazie ai copialettere degli ambasciatori che si trovano nei loro archivi personali o di famiglia, come è il caso appunto di Fulvio Rangoni. Dopo la pace del 1558, Ercole II e il suo successore indugiarono a lungo prima di stabilire la residenza spagnola, per via, abbiamo detto, della diffidenza del re acuita dal conflitto ducale col ramo cadetto di San Martino e coi conti di Correggio. La stabilirono nel 1560 con Giulio Sertorio, arcivescovo di Santa Severina, che ebbe il compito di conoscere la corte e riferire a chi si poteva fare riferimento.
a Giulio Sertorio, arcivescovo di Santa Severina, morto a Toledo nel 1560, succedette il protonotario Claudio Ariosto, che come Rangoni dopo di lui ebbe l'ordine di appoggiarsi alla regina Elisabetta di Valois per condurre le sue trattative. Dopotutto Ariosto era un principe neutrale. Elisabetta di Valois, figlia di Caterina de' Medici, era la terza moglie di Filippo II. Gli appigli degli est alla corte del sovrano di Spagna in questi primi anni furono dunque essenzialmente la regina, e di nuovo qui ci si avvale delle aderenze estensi, e il suo medico personale italiano Giovanni Vincenzo Mugnoni. Non dimentichiamo che Alfonso II era stato, come ci ha ricordato Alessandra Favalli prima, a lungo da giovane alla corte di Filippo II e quindi conosceva benissimo la regina di Spagna. Giovanni Vincenzo Mugnoni era un personaggio noto alla corte estense sin dai tempi della guerra della Lega Sacra, quando aveva servito Francesco di Lorena, marito di Anna d'Este e duca di Guisa, nonché generale delle truppe francesi, e il fratello di Francesco di Guisa, il cardinale Carlo. Mugnoni funse da informatore per Alfonso II e i suoi inviati sugli orientamenti della regina di Spagna fino alla morte di lei nel 1568 di Mugnoni stesso e dell'erede al trono Don Carlos sempre in quell'anno. Come ha precisato Mia Rodriguez Salgado, la giovane Valois dipendeva però molto dalle opinioni della cognata, la principessa Giovanna, sorella di Filippo II, che vedeva di malocchio il duca d'Este. Il fatto è che il duca, una volta rimasto vedovo di Lucrezia de' Medici il 21 aprile 1561, pur essendo di rango assai inferiore a Giovanna, aveva osato avviare trattative per un matrimonio con lei, trattative peraltro bloccate sul nascere, nonostante la stessa regina Elisabetta si fosse detta favorevole alle nozze. Elisabetta di Valois e Mugnoni fornirono dunque informazioni e tentarono di ottenere onorificenze per i parenti del duca e di procurare a Claudio Ariosto il tanto sospirato alloggio di Aposento, senza peraltro riuscirci. L'unica dimora che su sollecitazione di Elisabetta di Valois gli aposentadores regi offrirono ad Ariosto venne da lui rifiutata per le sue pessime condizioni. Ancora prima che morisse Lucrezia de' Medici il 21 aprile 1561 si riaccese la causa di precedenza fra Ferrara e Firenze, che aveva avuto origine 20 anni prima a Lucca, ma che entrava ora nella sua fase più aspra, in quanto le guerre d'Italia l'avevano mantenuta sotto traccia. Nel 1547, per bilanciare la precedenza estensa alla corte pontificia concessa da Paolo III, Cosimo I aveva ottenuto da Carlo V, cui aveva appena prestato 150.000 scudi, la concessione della precedenza alla corte imperiale in tutte le cerimonie alle quali avessero presenziato rappresentanti diplomatici italiani. Non si trattava però di un diploma, cosa che avrebbe chiuso la questione, ma di un biglietto in spagnolo vergato il 24 dicembre del 47 dal duca d'Alba. Ancora prima che morisse la figlia, nel 1560, Cosimo I aveva avviato segretamente, per non inimicarsi il genero, trattative con l'imperatore, con Ferdinando I, per il rinnovo della precedenza. Ferdinando I aveva disposto qualcosa di simile al fratello, cioè l'emanazione di un biglietto con le stesse clausole del biglietto del 1547 vergato non da lui ma dal maresciallo di corte von Trautsen. Nel 1561 l'imperatore ordinò che la causa fosse affidata al Tribunale Aulico Imperiale con l'ordine per gli ambasciatori dei due stati di non prendere parte ora alle cerimonie della sua corte. Cosimo I avrebbe voluto che la causa devolvesse alla rota, potendo contare sul convinto appoggio papale.
dal momento che al conclave che aveva eletto Pio IV egli si era speso molto per l'elezione del pontefice in carica. Alfonso II invece puntava sul tribunale imperiale, anche perché nel frattempo aveva iniziato una manovra di avvicinamento all'imperatore per ottenere in moglie Giovanna d'Asburgo. Complici le battute finali delle trattative per le nozze con Barbara d'Asburgo, il duca avviò una manovra analoga nei confronti del monarca spagnolo, destinata a sfociare fra 1570 e 1572 in una trattativa importante per quanto fallita per l'ottenimento di un trattato di protezione con la Spagna, che facesse quindi uscire Alfonso II dalla condizione di neutralità. Ora, la ricerca del sostegno del sovrano spagnolo era legata ai pessimi rapporti che intercorrevano fra Roma e Ferrara. Oltre a numerose controversie di confine con relative offese in campo giurisdizionale e alla pretesa del Papa di giudicare la causa di precedenza con Firenze, c'era in gioco il destino delle saline ducali di Comacchio, uno dei cespiti più importanti della Camera Ducale, di cui il Papa aveva ordinato la chiusura, e il destino dei dazi di transito dei sali forestieri di passaggio nello Stato Estense, cui pure il Papa era contrario, sempre nell'interesse della Camera Apostolica. Poi c'era la controversia derivata dall'inalveamento del Reno in Po, disgraziatamente, sventuratamente permesso da Alfonso I e che si era tradotto all'epoca di Alfonso II nell'interramento del Po di Ferrara. E poi c'erano l'aggressività dei tribunali inquisitoriali nei confronti delle prerogative giurisdizionali del duca e dei suoi ufficiali nello Stato Estense. Non c'è bisogno di ricordare la bolla del 1567, nota anche come Admonet Nostra al suo incipit, e il fatto che sin dai tempi di Giulio II i papi mirassero a inglobare Ferrara. Alfonso II si rivolse quindi al re di Spagna, ottenendo fra l'altro che già nell'agosto del 1568 il re facesse pressione sul Papa, con l'unico esito di far peggiorare le già difficili relazioni fra il Papa e il monarca asburgico. Le eccessive richieste di Alfonso II, il suo orgoglio e il suo attendismo, unitamente alla proverbiale prudenza, per non dire diffidenza, di Filippo II, fecero inoltre fallire il negozio della protezione. Rimaneva aperta la possibilità che il re sostenesse le ragioni estensi nella lite di precedenza, accodandosi al favore espresso da Massimiliano I d'Asburgo, col quale appunto abbiamo visto, grazie a Elena Taddei, che c'erano ottimi rapporti. Massimiliano II dapprima riconobbe all'est il titolo di Magnus Dux, poi nell'ottobre-novembre 1570 inviò un suo rappresentante a citare Cosimo I a comparire davanti al Tribunale Aulico e infine il 21 aprile 1574, in risposta alle pressioni ferraresi, emanò un decreto con cui stabiliva che tutti i duchi dell'impero appartenevano alla medesima classe. Come sappiamo dal lavoro di Alessandra Contini ed Elisa Panicucci, sia Massimiliano II che il re di Spagna erano fortemente contrari al titolo granducale, che era stato ottenuto senza consultarli, con prerogative fino ad allora riservate al solo imperatore, ed era inevitabilmente destinato a sconvolgere la Pax Hispanica nella penisola. Un decisivo passo avanti per Ferrara nella contesa di precedenza fu fatto con la questione dell'elezione del re polacco, dopo che Enrico d'Angiò aveva rinunciato al titolo tornando in Francia nel giugno 1574 per succedere al fratello Carlo IX col nome di Enrico III. Si aprì quindi la corsa al titolo regio, che era elettivo.
Alfonso II aveva ospitato il neo-re di Francia a Ferrara lungo il suo viaggio di ritorno in Francia, evidentemente per chiederne l'appoggio, e aveva inviato in Polonia quello stesso giugno Taddeo Bottoni come residente e a seguire Antonio Somenza, Battista Guarini, Ascanio Girardini e Alessandro Baranzoni, non esitando a competere non solo con Ivan il Terribile e col voivoda di Transilvania Stefano Batori, ma con lo stesso Massimiliano II e con suo figlio l'arciduca Ernesto. Fu Batori a vincere la competizione, come sappiamo, ma nel frattempo Alfonso II si era guadagnato l'ira dell'imperatore non solo per aver osato candidarsi al trono polacco, ma più ancora per aver lui, feudatario imperiale e vicario pontificio, chiesto in questa gara il sostegno dell'infedele per eccellenza, il sultano di Istanbul, tradizionale nemico degli Asburgo di Vienna-Praga, e per essersi arrogato il diritto di usare il titolo di altezza e il trattamento di serenissimo, sempre in rincorsa dei Medici. Certo, anche Filippo II non doveva aver apprezzato il fatto che Alfonso II, dopo avergli promesso ad aprile del 1575 che se ne sarebbe astenuto, avesse inviato a Roma Giulio Canani, cardinale e vescovo di Adria, a luglio di quello stesso anno, con la richiesta al Papa di autorizzare l'uso dei titoli. Facendo seguito all'azione dei residenti estensi a Vienna, Renato Cato e Paolo Carandini, per difendere il loro principe dalla collera imperiale, Orazio Malaguzzi, patrizio reggiano, conte di Monteobizzo e residente a Madrid fra il 1576 e il 1580, ebbe l'incarico di negare non solo che il suo signore avesse voluto competere con l'imperatore, ma anche la richiesta di favore al Gran Turco, che invece era autentica, come ha dimostrato Alberto Palladini. Tra il 1574 e il 1575 il medico ebreo udinese Salomone Ashkenazi, medico del Gran Visir e consulente politico di Selim II insieme al Gran Visir stesso Mehmet Sokollu Pasha, aveva fatto da intermediario fra il sovrano e il duca. La notizia era arrivata a Madrid quando ancora fervevano i negoziati fra Ferrara e Istanbul. Tra i molti compiti di Malaguzzi verrà anche obiettare che il duca si fosse riservato il titolo e il trattamento incriminati solo per difendere la reputazione della casata. La morte di Massimiliano d'Asburgo indusse l'ambasciatore ad affrontare sempre meno l'affare dei titoli pretesi da Alfonso II. Quanto al titolo granducale e ai suoi annessi, come già detto, Filippo II si decise a riconoscere al Medici l'uso del trattamento di illustrissimo solo nel 1579. Non fu questa però l'unica cocente sconfitta patita da Ferrara. Nel luglio del 1579 Filippo II, con una sua prammatica, vietò a tutti i cavalieri, a tutti gli ambasciatori non regi e ai grandes di Spagna di cavalcare con una gualdrappa. Gli ambasciatori dei principi italiani, colpiti in pieno dal provvedimento, avviarono quindi colloqui tra loro e coi ministri regi per ottenere la revoca del provvedimento. Malaguzzi ricevette di conseguenza l'ordine di prendere congedo dalla corte se il re avesse tenuto fede al suo intento. Fra gennaio e febbraio del 1580 gli inviati di Savoia e Firenze ottennero il permesso regio di cavalcare con la sospirata gualdrappa, mentre gli ambasciatori come Malaguzzi e i colleghi Urbinate, Mantovano e Lucchese rimasero esclusi da concessioni ulteriori. Il duca ordinò quindi al suo diplomatico di congedarsi, adducendo problemi di salute e presentando un dispaccio ducale, che conteneva l'ordine di prendere commiato, che era stato opportunamente retrodatato a prima del giorno in cui l'inviato sabaudo aveva ottenuto il privilegio della gualdrappa. Nella tarda primavera del 1580 Malaguzzi fece dunque ritorno in patria,
Perché cito la questione dell'acqua drapa? Perché, come sappiamo, il cerimoniale è un linguaggio politico per eccellenza e cerimonialmente, agli occhi della Spagna, in quel momento Ferrara era stata di fatto equiparata a Mantova, Urbino e Lucca, mentre solo un decennio prima gli ambasciatori estensi avevano potuto considerarsi di rango abbondantemente superiore ai colleghi che rappresentavano quei regimi. A mio parere è questo uno dei momenti topici in cui lo Stato estense si vide ridimensionato a piccolo Stato, da Stato mezzano che era stato nel secolo precedente. A ben vedere, e qui concludo, fra la pace di Cateau-Cambrésis e l'esito umiliante della drammatica della Guadrappa, tra le poche aperture di credito del monarca spagnolo nei confronti del duca di Ferrara, si possono contare le pressioni su Pio V per sostenere le ragioni estensi nel conflitto con la Camera Apostolica, l'interessamento del re alla protezione su Ferrara e prima di tutto la mediazione con Ferdinando I e poi con Massimiliano II d'Asburgo nelle trattative matrimoniali. Senza dimenticare che, ad ogni buon conto, Filippo II, all'epoca ancora in rapporti felici con Cosimo I de' Medici, si era speso perché all'Este venisse assegnata la più anziana Barbara, non Giovanna, più giovane e quindi ritenuta più fertile. Giovanna venne assegnata a Francesco de' Medici, come sappiamo, principe ereditario di Firenze. Come ha evidenziato Antonio Spagnoletti, in simili trattative anche il re di Spagna aveva un interesse, ossia legare i principi italiani alla monarchia spagnola e contestualmente impedire che si collegassero tra loro, costituendo alleanze che invariabilmente insospettivano la Spagna. Nonostante tutto, la diplomazia alfonsina a Madrid riuscì a superare questi e altri ostacoli, come la morte di Ruy Gómez nel 1573, l'arresto del segretario regio Antonio Pérez, capofila della fazione di corte detta papista, che continuò la politica della fazione ebolista, e a sperare nella grazia del sovrano fino alla morte dell'ultimo duca di Ferrara. Vi ringrazio. Grazie, grazie molte per questo quadro assolutamente caleidoscopico della situazione, mille diversi fili con le altre relazioni, con quanto abbiamo detto in questi giorni. Ora però io chiedo agli organizzatori come ci comportiamo, nel senso che siamo in ritardo, cosa di cui mi scuso, ma io sono stata la prima e quindi più di tanto non ho potuto esercitare nessuna autorità su chi ha parlato con me, e facciamo adesso una pausa caffè oppure discutiamo adesso, poi facciamo una pausa caffè e poi voi tirate le conclusioni come da programma, come... Allora facciamo così, via, così ci togliamo il dente, il pubblico si toglie il dente, il dolore di tutta questa diplomazia, venite accanto a me e appunto se ci sono domande, questioni, innanzitutto dal pubblico, visto che io poi sono una di quelle che ha parlato, quindi parlerò, semmai parlo per ultima, ecco, se c'è qualche domande, curiosità, questioni? Abbiamo messo sul tavolo mille fili diversi, no? Dal dono ai rapporti dinastici, alla cristallizzazione in questi conflitti di precedenza di quello che nel 400 sono ancora scontri combattuti e per buona parte della prima metà del 500. Allora, il microfono, faccio io subito una domanda. Sì, tutti poi diventano guerra simulata, no? Col sistema del cerimoniale del 500. Mi incuriosiva molto la questione della modalità e soprattutto della lingua con la quale, no, si parlavano. Quindi, età di Carlo V, se ho capito bene, il latino molto formale, o
Massimiliano Ferdinando si usa lo spagnolo perché si ritiene che lo spagnolo sia compreso dal Duca di Ferrara, poi si ritorna al latino, hanno provato a parlare in tedesco, in realtà da Vienna credono che no, il Duca di Ferrara non comprende il tedesco e quindi preferiscono lo spagnolo, però insomma nel passaggio dal latino allo spagnolo in qualche, o all'italiano c'è questa idea di una maggiore vicinanza anche personale. Non so, in ambito francese invece parlano solo, quindi posso allargare, no, alle tre direttrici, parlano evidentemente tutti in francese, addirittura la corrispondenza tra Anna d'Este e il fratello è praticamente tutta in francese, e mentre invece il rapporto spagnolo, vero? Sì, Carlo V comincia con lo spagnolo anche perché è, diciamo, più affine allo spagnolo che al tedesco, lui stesso, perché il tedesco lo impara dopo, addirittura, e naturalmente dobbiamo distinguere tra gli scritti, le lettere scritti dai segretari e quelli, diciamo, forse un po' più vicini all'imperatore. E Carlo V è sempre in giro, no? E allora si sente una frettolosità nelle lettere, un scritto veloce e manda veloce, secondo me. Mentre va, non va? Ancora di più, lo mangio quasi. Okay. Ecco, Rodolfo è quello già, dopo Ferdinando, residente, con la sua bella cancelleria, e torna al latino. E questo Massimiliano II, che a me ha fatto molto impressione, questa familiarità, sì, c'è molta emozione nelle lettere, molta espressione di amicizia. Io mi sono limitata, diciamo, alla scrittura, alla lingua e alla firma e a, diciamo, l'ultimo, il saluto, però quando si legge anche le lettere, poi il contenuto, vediamo molto più scambio anche di cose comuni, quello che con gli altri prima e dopo non c'è, proprio la formalizzazione prima e dopo. Allora, per quanto riguarda la Francia, sicuramente il francese funziona, Alfonso lo parla, quello che ho notato io, ma non so dire se è un effettivo cambiamento o un inserimento archivistico che non sono in grado di datare, però più si va avanti nel Cinquecento più è facile trovare documenti francesi tradotti in italiano. All'inizio non tanto, poi aumentano sempre di più. Può essere anche un problema di interpretazione della scrittura, perché ovviamente la scrittura francese è molto ostica per un lettore peninsulare, però c'è questa tendenza alla traduzione, anche la stessa dichiarazione di precedenza. Ho trovato più traduzioni della conferma del 64 rispetto a della dichiarazione del 48. Quindi c'è la sensazione che Anna d'Este sia sempre più francese e Alfonso sia sempre più italo-germanico, diciamo. Lo è senz'altro. Cioè, anche da un punto di vista proprio meramente documentario. Sì, abbiamo visto ieri, no, la traduzione del testo di Pigna, fatta da Tiburzio Dreinfelder. Traducono in tedesco, non si preoccupano minimamente nel 1580 di farne una traduzione anche in francese, perché evidentemente no, in realtà hanno trafficato. Hanno trafficato, però non è mai uscita. Esatto, cioè nei dispacci si trovano indicazioni magari da parte di ambasciatori o agenti in altra funzione in cui dicono: ho trovato una persona che conosce l'italiano e conosce molto bene il francese e potrebbe essere la persona ideale per tradurre l'opera di Pigna, però poi alla fine non ho trovato al momento, per ora non so se lo troverò mai, attestazione del fatto che sia stata poi avviata una qualche forma di traduzione, un inizio o altro. Non lo so, non è nominato, non dice il nome. C'è anche un manoscritto di traduzione dell'Istoria dei principi d'Este in spagnolo, che però non è stata mai stampata. È proprio nei manoscritti della biblioteca estense.
Però il progetto c'era. Di il progetto anche c'era e c'è spagnola. Anche il manoscritto. Sì, cioè alla fine quella è stata un'opera politica a livello europeo, la voleva mandare dappertutto. Sì, sì, sì. Adesso se posso aggiungere un dettaglio dinastico, il Colenuccio quando è a Innsbruck nel 1497 dice che guardando nella biblioteca di un castello, non è proprio a Innsbruck, del castello aspettando il duca ingannando, l'imperatore ingannando il tempo, trova un libro di genealogie dei re d'Ungheria e manda una nota, fa tradurre un pezzetto in cui c'è, si parla del matrimonio di un estense del 200 con un re d'Ungheria, quindi voglio dire che fossero veramente fissati con questa cosa di una costruzione genealogica è molto evidente, molto più dei Gonzaga che questa cosa la fanno pochissimo, per esempio, scusate. E... i Gonzaga non hanno così bisogno. Beh, insomma, non contano niente. No, non perché contano niente, ma sono più, come dire... non ne hanno così bisogno come sì, e poi hanno e poi non hanno neanche una tradizione così risalente, no? Cioè gli Este, voglio dire, appunto vengono, sono bertenghi, quindi sono cresciuti tutti quanti con l'idea di avere una genealogia degna di questo nome. Gonzaga fanno finta di niente perché non ce l'hanno. Sono milite scarassiani. Io avrei una domanda per Elena Taddei. Cioè, ringrazio tutte e quattro, è stato bellissimo, ho imparato tantissimo. E riguardo i doni, ha detto che ovviamente c'erano i libri e mi è venuto da pensare che al c'è un manoscritto in tedesco che appartiene al fondo antico. Mi sentite tanto, no? Provo, vado qua. È un manoscritto. Ah, ok. C'è un manoscritto del Tristano di Gottfried von Strasburg che cioè in tedesco, fatto in Alsazia intorno al 1465, è nell'antico fondo estense, negli inventari ogni tanto è detto libro in tedesco senza che si specifichi di più, però è uno di quei testi cavallereschi di cui gli estensi si vantavano di essere grandi lettori, quindi mi chiedevo magari ha trovato qualcosa che riconduca questo. A quest'opera in particolare no, però mi ricordo, infatti un altro studio sulla Bibbia, sui libri, questa storia che non l'ho potuta vedere, però è un'istoria che viene scambiata tra la corte di Ferrara e Würzburg, la città di Würzburg, e dove diciamo si sembra un prestito librario, si fa presente che avendola data in prestito da Ferrara a Würzburg sarebbe ora di rimandarla, ecco, perché è stata copiata probabilmente. E c'è scritto storia, non c'è una descrizione. Si vede che, anche se le fonti sono un po' scarse, c'è un sapere di quello che si può trovare nelle altre corti e questa voglia di qualcosa di questi tesori, copiandoli almeno. Però, come si vede, il prestito sia le persone, come ho fatto prima vedere col giardiniere, sia le persone che i libri in questo caso, vanno così velocemente, però sono molto difficili da trovare. Queste sono cose che trovano di solito per caso, proprio. Posso fare una domanda io a Isabella? Il fatto dell'essere arbitri, mi è venuto, poi pensando, mi è venuto questo esempio di Ercole II, che siamo molto oltre, diciamo, questo periodo, non c'è più bisogno di arbitri, eppure lui si offre come arbitro a Carlo V, che Carlo V naturalmente non accoglie questa sua richiesta, però lui si offre più volte nel conflitto con Firenze. Si può dire che c'è comunque una forma di
tradizione, siamo sempre stati arbitri, anche 50 anni dopo possiamo ancora farlo. No, ti ringrazio, sì, avevo notato che avevi accennato questa cosa a un certo punto, e effettivamente sì, e probabilmente sì, nel senso che fa parte, diciamo, dell'armamentario che questi ricordano di avere nel cassetto, anche se poi appunto non è più una soluzione, non è una scelta degli esteri, è che le cose non vanno più in questa maniera, non è una soluzione adottata. Effettivamente è interessante appunto questo sviluppo, come dire, procedurale, no? che implica che il consesso di chi può prendere una decisione subentra all'idea di scegliere un terzo alla maniera antica, no? Della composizione dei conflitti attraverso la mediazione di un terzo, che invece era stata ritenuta utile in tempi precedenti. In questo senso probabilmente la Lega Italica, con quel che comporta, segna davvero, anche da un punto di vista procedurale, un discrimine, no? Almeno nelle vicende italiane. Poi non ho idea, perché per esempio appunto non ho idea nelle guerre di primo Cinquecento, che so, perché poi entrano in ballo tutte queste cose, no? Come le componi facendo incontrare i sovrani, come Enrico VIII e Francesco I, le componi attraverso una dieta pubblica, le componi attraverso ci sono varie modalità, però questo arbitrale effettivamente cade un po' in disuso da un certo punto in poi. Se io posso farti una domanda a questo punto, e le donne in questa cosa? Cioè, tu hai parlato delle lettere tra gli imperatori e i duchi, perché appunto questa idea di una epistolarità di connessione, appunto noi stiamo bene, voi state bene, io sono qui, tu dove sei, è una cosa che 300-400 italiano è molto femminile, no? Perché appunto i principi si scrivono sempre meno, cioè fino agli anni 30 del 400 si scrivono fra di loro, perché Niccolò scrive a Gianfrancesco, poi subentrano gli ambasciatori. Questa funzione di connessione di lettere vuote, ma in realtà fondamentale per tenere insieme l'intera faccenda, passa un po' di mano alle principesse, no? E allora mi chiedevo, nel Cinquecento? Sì, sicuramente, non ho potuto allargarmi troppo, però sicuramente. E qui anche abbiamo poi il fattore della lingua, Barbara d'Austria, che in qualche modo poi, quando Alfonso va praticamente a Vienna, non dico casa sua perché Barbara è cresciuta a Innsbruck, però quando va, scrive, perché gli manca tanto, lo scrive in un modo un po' tedesco, un po' italiano, fatto così, un ferrarese più italiano, ecco. Però è vero, Barbara e suo fratello, l'arciduca Ferdinando, e Barbara anche Massimiliano II, qui abbiamo, diciamo, un raggio d'azione di queste duchesse. Poi subentrano anche i Gonzaga, perché con Anna Caterina Gonzaga, che si connette tramite poi Margherita, sua sorella, di nuovo a Ferrara, abbiamo un triangolo Mantova, Ferrara e Innsbruck, e qui abbiamo tantissime. Però secondo me la scrittura femminile va oltre questi indirizzi d'onore, e sono interessantissime perché si parla di salute, si parla di figli o non figli quando non vengono, la salute dei figli poi anche, e queste sono interessantissime a un altro, adesso un altro, certo, livello. Se posso approfittare della mia posizione, faccio un'ultima domanda a Laura, perché appunto tu hai detto a un certo punto, e questa cosa mi ha fatto rizzare le orecchie, che viene accordato agli este nel sistema spagnolo una posizione di neutralità, e questo li pone in una condizione eccezionale nell'Italia spagnola. Siccome appunto io, quello che ho tentato di fare io era capire com'è che definiscono nel 400 in maniera sempre più consapevole una posizione di neutralità nel contesto italiano, mi chiedevo se potevi darmi qualche indicazione in più su questa chicca che hai mollato lì di corsa nelle mille cose che hai detto. Ma diciamo questo, allora mi rifaccio a una monografia che oramai ha qualche anno ma che è molto bella, The Changing Face of Empire di Mia Rodriguez Salgado, con la quale lei ci ha spiegato che l'Italia è davvero un pilastro fondamentale nella costruzione della leadership spagnola, perché in Italia
la leadership spagnola, la Pax Hispanica, comincia un anno prima di Cato Cambresi e comincia proprio col 18 marzo 1558, anno della, e giorno della pace di Pisa, con la quale gli ultimi, ma davvero gli ultimi rimasti, cioè gli Este, riescono ad arrivare alla pace con Filippo II grazie all'intermediazione di Cosimo I, che gratificato dalla subinfeudazione di Siena diventa il braccio destro di Filippo II in Italia. Cosimo I aveva minacciato Filippo II di passare dalla parte francese se non si fosse visti riconosciuti i danni di guerra e le spese di guerra della guerra della Lega Sacra. Filippo II, molto obtorto collo, gli concede il feudo di Siena, ma si tiene lo stato dei presidi per controllarlo da presso. A quel punto Cosimo I riesce a riportare alla fedeltà di Filippo II sia i della Rovere che poi buon ultimi gli Este, ma gli Este hanno la brutta caratteristica, come avevo detto prima, di essere stati traditori degli Asburgo, no? Carlo V aveva fatto questo investimento politico nei loro confronti, che era andato sostanzialmente deserto. Qui mi rifaccio, scusate, faccio questa terribile cosa di autocitarsi, ma è l'unica referenza sul campo. Nel trattato di Pisa ci sono due sottotrattati in realtà. Uno pubblico, che è quello che viene firmato con Filippo II, e l'altro che viene stipulato per iniziativa di Cosimo I de' Medici. Cosimo I de' Medici tenta di portare Ercole II dalla parte di Filippo II. Il trattato, la clausola segreta dice questo: se il re di Spagna, che in realtà aveva detto ad Ercole II sì, si va e firma pure, per carità, si era disinteressato sostanzialmente della sua sorte, se la Francia dovesse togliere agli Este le terre francesi, quindi la dote di Renata e le tre viscontee, Filippo II si impegnerà a concedere agli Este terre di valore comparabile o nel Ducato di Milano o nel Regno di Napoli. Io non ho prove di quello che sto per dirvi, ma vi gioco la testa che la Francia lo venne a sapere, perché la politica francese, come benissimo sa Alessandra Favalli, fu quella di non pagare i debiti che avevano con gli Este, che ammontavano alla cifra di 1,5 milioni di scudi, tra danni di guerra per la guerra della Lega Sacra, prestiti precedenti, fondi per la guerra della Lega Sacra, perché Ercole II, tanto per stare nel sicuro, firmò la pace con Filippo II il 18 marzo del 1558, ma pagò truppe per difendersi fino ai primi di giugno. Quindi tutti questi soldi non vennero mai restituiti dalla Francia. La Francia che diede alcuni piccoli anticipi e continuò a garantire che avrebbe pagato, ma non pagò mai. E in questo modo ci guadagnò due volte: ci guadagnò finanziariamente, questo è ovvio, ma ci guadagnò anche dal punto di vista politico, perché questo costrinse gli Este a rimanere legati, volenti o nolenti, al carro della Francia. Non solo per tutte le cose che ci ha detto Alessandra Favalli, cioè appunto diciamo la parentela, le terre in Francia, due cardinali protettori di Francia, eccetera, ma anche perché Alfonso II continuò a chiedere la restituzione del denaro che suo padre e suo nonno avevano speso inutilmente. Questo rese lettera morta la clausola segreta del trattato del marzo del 1558, sicché gli Este rimasero formalmente neutrali in Italia,
poi ci fu il tentativo del trattato di protezione andato deserto, e quindi il primo trattato di protezione firmato dagli Este con la Spagna è quello firmato nel 1601 da Cesare I d'Este con Filippo III grazie alla mediazione del Duca di Sessa Enrique Pedro de Acevedo, Duca di Sessa. Quindi gli Este rimangono, sono un'eccezione vera nel panorama dell'Italia del secondo Cinquecento, perché rimangono formalmente neutrali, sicuramente per la diffidenza di Filippo II. Siamo sazi? Possiamo considerare chiusa questa sessione. Grazie della pazienza, grazie alle colleghe e amiche per questo, e ci regaliamo un caffè. Pronto? Allora, a beneficio di quei poveri 35 che si sono collegati e non sanno che è stata una tappa forzata che durante le giornate di ieri ci hanno poi informato che la sessione dopo di questa non esiste, perché le persone non sono riuscite a venire, alcune sono all'estero, alcune hanno avuto degli infortuni, per cui questa era la conclusione del convegno. Quindi Coffee Break in realtà è la pietra tombale, diciamolo in maniera allegra, e quindi noi ci salutiamo e abbiamo una ricca pausa caffè, che però diventa anche la pausa brunch, l'aperitivo e i saluti. Quindi io a nome di tutti, se qualcuno del comitato scientifico vuole intervenire, io direi che tutti quanti avrebbero diritto e onore di ringraziarvi. Abbiamo imparato tantissimo, ci sentiamo mortificati di quanto ignoranti siamo, che è il lato negativo di scoprire tante cose, e però siamo veramente felicissimi, orgogliosi e grati che siate venuti qui e che abbiate potuto dirci, insegnarci tante cose. Quindi grazie infinite, sono veramente ammirata e onorata di essere stata con voi. Grazie infinite e buon appetito.